Beh, signore e signori, non si può dire, quindi persone con e senza cervice oppure senza e con cervice. Perché no, che poi se a una persona gli tolgono chirurgicamente la cervice cambia automaticamente sesso, cioè è obbligato proprio a cambiare sesso. È un casino, in effetti. Persone sui binari, vabbè. E vabbè, mi volevo riallacciare prima di dire qualcosa di mio ad alcuni aspetti appunto che avevano menzionato prima Stefano ed Enrica. Entrambi hanno menzionato alcuni precisi aspetti di Orwell, quindi mi attacco a questi due per introdurre il mio discorso collegandomi a loro. Uno degli elementi appunto menzionato da Enrica era l'elemento della psicopolizia, e ne abbiamo un esempio proprio in questi giorni, un esempio che ormai sarà paradigmatico, che è la recente esclusione di David Icke, oppure David Icke all'italiana, insomma, scegliete voi, cioè praticamente gli è stato vietato per sempre l'ingresso in Europa, cioè quindi è diventata una persona bandita da tutti i paesi europei per via delle sue opinioni. Quindi ecco, quindi vediamo lo psicoreato lieve, cioè lo psicoreato lieve. Basta avere delle opinioni stravaganti nell'ottica del mainstream, perché non sono opinioni pericolose per il mainstream, che si viene impediti appunto, cioè non si può più uscire dal proprio paese. Questo credo che tra l'altro sia stato una decisione didattica, ovvero si è voluto dare un esempio a tutti gli eretici europei di quello che potrà loro accadere semplicemente ad avere un'opinione diversa. Come parallelamente e in forma più grave è un esempio Assange, la cui persecuzione è completamente inutica nell'ottica appunto di un interesse statunitense, cioè che interesse ha a perseguitarlo, ma l'interesse in realtà è didattico, serve a mostrare, questa volta non tanto agli eretici, diciamo i complottisti, ma ai giornalisti di tutto il mondo a cosa si va incontro se ci si impegna troppo nel proprio lavoro. Ecco. Questo era appunto il primo allaccio. Il secondo allaccio è quell'aspetto appunto di 1984 di Orwell, nel quale il passato viene riscritto anche per quello che riguarda appunto il bene e il male, ovvero i paesi con cui siamo in pace o in guerra, i paesi che odiamo oppure quelli che amiamo. È un esempio calzante che noi vediamo adesso non tanto solo sull'aspetto bellico, ma proprio in generale noi siamo passati dall'odio cioè parlo a livello di società, chiaramente nessuno in questa sala, però il grande pubblico dei media mainstream è passato da quest'odio indotto verso i cosiddetti Novax all'odio indotto verso i cosiddetti filoputiniani. Quindi il cambio, se ci avete fatto caso, è avvenuto in tempi rapidissimi, si è passati veramente da un giorno all'altro, ecco, nell'arco di un paio di giorni, in seguito ai fatti di febbraio del 2022, si sono solo cambiate le parole, ma la struttura dei comportamenti, la struttura dei significati, la struttura delle demonizzazioni era esattamente la stessa. Ecco, questo ricalca veramente l'esempio fatto da Stefano prima tratto dal libro di Orwell. E sempre riguardo a questo esempio si è parlato appunto di questa
improvvisa beatificazione dell'Ucraina, come detto, un paese che molti non sapevano neanche che esistesse o dove fosse esattamente. Io penso che ancora adesso negli Stati Uniti la maggior parte delle persone non abbia la minima idea di dove sia, già fa fatica a indicare l'Europa su una cartina. Però allora a quel punto, mentre ascoltavo, ho iniziato a fantasticare e ho iniziato a pensare che però c'è dei problemi in questa narrazione, il fatto che poi dall'Ucraina arrivano un sacco di informazioni in totale dissonanza con la narrazione beatificante che ne viene data. E quindi io penso che in un futuro, in una successiva riedizione dello stesso schema, probabilmente si arriverà forse a una storia dove anche il paese che tutti dovranno amare in realtà non esiste, cioè proprio perché molti non sanno dove sia l'Ucraina, in un futuro ci sarà, non so, magari un Kazaristan, cioè si inventano un paese che non esiste, ti raccontano che esiste, lo fanno anche vedere sulla cartina, tanto chiunque dice che quelle cartine siano false verrà additato come complottista, tutti quelli che dicono che il paese non esiste verrà additato come complottista, degli attori in televisione reciteranno il ruolo degli abitanti del Kazaristan. E a questo punto la narrazione sarà perfetta perché non sarà inquinata da questi volgari arrivi di informazione dal paese reale che, come noi abbiamo visto, hanno prodotto delle situazioni surreali, come nel Parlamento greco Zelensky che appare assieme ad un conclamato nazista di Azov. Quindi ecco, queste situazioni che chiaramente creano un po' di dissonanza cognitiva in un pubblico che deve poi appunto inginocchiarsi di fronte a questi nuovi totem. Va bene, adesso che ho fatto il riallaccio inizio a dire delle cose che sono venuto a dire. Anch'io mi riferisco, non c'ho niente da dire. Vabbè, visto che non c'ho niente da dire, siedo e lo dico lo stesso però da seduto, ecco, perché io speravo che mi assistesse lo schermo, però tanto sapete che faccio finta. Allora, nelle due ore precedenti avete avuto un'ampia dose, veramente intensa, l'ho ricevuta anch'io tra l'altro, di informazioni utili sopra, appunto, per decodificare le tecniche di mindfucking e le tecniche di propaganda, che poi sono due aspetti della stessa cosa. Adesso proviamo a shakerare tutto e vedere che cosa avanza di voi alla fine, perché qui si rischia veramente l'indigestione. Il tema è che tutte queste tecniche che abbiamo ascoltato raggiungono in qualche maniera il loro apice di efficienza quando il processo viene industrializzato e automatizzato. E cosa vuol dire? Che automatizzando, industrializzando il processo, si riesce veramente ad arrivare con questa manipolazione scientifica, assolutamente, in miliardi e miliardi di cervelli senza alcuno sforzo in realtà, perché poi il processo di automazione consegna i pacchetti di manipolazione direttamente nei cervelli attraverso quei sensi che noi dovremmo usare per altre cose, invece usiamo per guardare degli schermi. Questi schermi sono il vettore di contagio, di infezione di questi memi di propaganda che entrano in noi e che lentamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, perché vanno avanti per anni e anni, ci contaminano e in realtà ottengono un effetto ancora peggiore che contaminarci. Ci trasformano, cioè diventano noi diventiamo loro. Ecco, questo, per chi non l'avesse capito, è il processo del sistema esercitato dal sistema, dal poderoso, immenso sistema mediatico di propaganda che gli americani hanno a Hollywood. Noi diciamo che è a Hollywood, ma in realtà è proprio l'America stessa che contiene questi strumenti, perché poi non è solo appunto il cinema di Hollywood, ma è anche tutto il sistema. È tutto il sistema di informazioni, i network informativi, la CNN che come una piovra raggiunge tutto il pianeta, quindi l'informazione in realtà avviene
a vari livelli per le varie categorie, quindi da un lato appunto la fiction, da un'altra parte l'informazione, ma è una informazione essenzialmente a senso unico, che parte da questo centro dell'impero e incessantemente in migliaia e migliaia e migliaia di rivoli, che ognuno è il suo canale televisivo, ogni rivolo è un canale televisivo, una produzione cinematografica, una serie TV, va a colpire come dei cruise missili invisibili i cervelli, appunto, come detto, di miliardi di persone tutto il mondo. E che cosa fanno tutti questi messaggi? Formatano il cervello essenzialmente. È una formattazione lenta che impiega degli anni, però inizia fin da bambini. Soprattutto adesso, in passato molto di meno, in passato anche quando ero bambino io c'erano un paio di ore di televisione al giorno, ecco, nel senso che i programmi iniziavano di pomeriggio addirittura, c'erano solo un paio di canali, quindi, e per i bambini c'erano solo la TV dei ragazzi, quindi che durava un paio di ore di pomeriggio, quindi la potenza di fuoco era molto inferiore a quella di adesso, dove i canali sono infiniti e poi non sono limitati neanche al mezzo televisivo, visto che poi ti arrivano anche attraverso internet, che una volta era uno strumento democratico, ormai comunque anche quello è stato riassorbito dai grandi padroni del discorso. Adesso bevo. Mi puoi passare l'acqua, per favore? Ti faccio la balletta. Dottor Quaglia. Grazie. Ecco, questo fiume di informazione genera quella che io ho definito come una vera e propria ideologia, ed è il tema peraltro del mio libro Il fondamentalismo hollywoodista, che avete visto, molti di voi magari già conoscono, e che cerca di descrivere questo fenomeno raccontando di questa ideologia che è stata costruita proprio da questi apprendisti stregone d'oltreoceano nell'arco di decenni e decenni. Perché dico che è un'ideologia? Che cos'è un'ideologia? Un'ideologia è un sistema condiviso di regole e di valori che permette alla società di essere coesa essenzialmente. Ci sono i miti fondanti di appunto un'ideologia, e poi ci sono appunto tutti i sistemi valoriali. La difficoltà che noi abbiamo a vedere tutto ciò come un'ideologia, perché siamo abituati al fatto che le ideologie esistano, diciamo, come archetipo in un libro da cui esse sono generate, per esempio, non so, può esserci il Capitale di Marx, oppure nel caso di una religione, che è un'altra forma di ideologia, può essere una Bibbia oppure un Corano. O via dicendo. Quindi siamo abituati al fatto che l'ideologia o una religione abbiano tutti i loro precetti codificati sulla carta stampata. Così era indubbiamente in passato, però non c'è questo bisogno di carta, perché questi precetti esistano e siano trasmissibili. Anzi, da quando è stato iniziato il mezzo di diffusione dell'informazione a mezzo audiovisivo, se andiamo a vedere, la carta è diventato un orpello del passato, almeno per quello che riguarda le grandi masse di persone. Non c'è bisogno di saper leggere un libro per ricevere informazioni da un teleschermo, quindi anche l'analfabeta può ricevere la massima quantità di informazioni senza dover passare da qualcuno che gli spieghi che cosa ci sarebbe scritto nel libro sacro. E dicevo, quindi, e anche il bambino, prima che impari propriamente a leggere, ovvero in tutte le fasce di età, si può essere esposti continuamente a questa iniezione, anzi questa reiterazione appunto delle regole da seguire. Ora, il mio discorso può sembrare un po' astratto. In che senso regole da seguire? I film non ti dicono che cosa fare. Tu guardi un film con Bruce Willis, non c'è nulla che in realtà ti spieghi come comportarti. Però
questo in realtà è una trappola, perché l'istruzione che ti arriva direttamente come un'istruzione che tu debba seguire, subisce la censura della tua mente analitica. Quindi se io ti dico che tu al venerdì devi mangiare solo pesce, per fare un esempio di una classica regola che era una volta popolare dalle nostre parti, tu con la mente analitica dici: ma perché proprio il venerdì? E poi qual è la ragione di tutto ciò? E alla fine finisce che nessuno la rispetta e nessuno poi si limita a mangiare pesce al venerdì solo perché lo dice esplicitamente una regola. Però se io vedo la stessa regola semplicemente mostrata nei comportamenti delle persone in un film, due film, dieci film, mille film, quindi io vedo come esempio praticato da tutti quelli che animano i film, che animano le mie serate, che sono la mia massima fonte di informazione, anche se io non me ne accorgo, ecco, alla fine finisce che io assorbo questo modo di fare, questo modo di pensare, senza nemmeno accorgermene, perché questo bypassa completamente la mia analisi critica, la mia analisi analitica, e si stampa nelle parti più remote della mente come uno degli standard della realtà. Quindi io semplicemente vengo formattato per quell'aspetto della realtà con quel modello di comportamento. Io imparo che per esempio il venerdì non si mangia il pesce, ma non perché, come detto, qualcuno me lo abbia spiegato, mi abbia istruito, ma semplicemente perché mi è stato fornito l'esempio reiterato tantissime volte. Ecco, questo esempio chiaramente è un esempio teorico, visto che non succede, visto che nei film non veniamo istruiti a non mangiare il pesce al venerdì, ma veniamo istruiti su tutto il resto, dal modo in cui ci vestiamo, dal modo in cui ci relazioniamo con le altre persone, dal modo in cui ci relazioniamo anche con l'altro sesso. E nelle società più arcaiche di solito il rapporto tradizionale uomo-donna è abbastanza stabile da migliaia di anni, continua ad andare, può piacere o non piacere, però tende a essere abbastanza funzionante. Adesso nel cinema che ci proviene da Hollywood abbiamo come paradigma praticamente universale, onnipresente in tutte le produzioni o quasi, quello dell'eroe che salverà il mondo senza macchie e senza paura, che però non è all'altezza della sua donna che giustamente lo abbandona portandosi via i figli. Questo qui, e lui è consapevole del fatto che se lo merita. Non viene mai spiegato perché se lo meriti, non si capisce mai quale sia il suo delitto, di solito viene sempre lasciato in sospeso come una colpa, una sorta di peccato originale che non viene mai spiegata perché non ce n'è bisogno. È lo stato della realtà che viene reiterato in tutti questi film e chiaramente si stampa poi negli inconsci di tutti i cittadini, soprattutto nella società occidentale, poi finiscono a comportarsi di conseguenza. E questo penso che possa aiutare a spiegare un certo calo dei successi sentimentali, appunto, e delle stabilità di relazioni nell'Occidente. Questo era un piccolo esempio, appunto, che facevo, perché è uno di quegli aspetti facili da riconoscere, però a quali non facciamo mai caso. Facciamoci caso e scopriamo che non può essere un caso che tutti gli sceneggiatori di tutti i film di Hollywood, in un film che peraltro parla d'altro, non so, può essere il film famoso 2012 dove c'è la fine del mondo e tutti si devono salvare, oppure un altro film di azione dove anche lì il rapporto del protagonista con la famiglia in realtà è del tutto ininfluente ai termini della trama, e non può essere un caso che in tutte queste situazioni ci sia sempre questo tipo di paradigma relazionario. Poi sì, di solito, non so se ci avete notato, il protagonista è un eroe, appunto, che poi alla fine salva la situazione, e il sostituto è sempre di solito uno sfigato, è una persona di bassa qualità, che però a nessuno viene in mente di
di mettere in dubbio, ecco, non è che poi nel film viene introdotto un dubbio sul fatto che quello lì c'è una sorta di ça va sans dire che quello lì è la scelta migliore, ecco, no? Questo qui è uno schema che si ripete sempre, ecco, di schemi che si ripetono sempre nel cinema appunto hollywoodiano ce ne sono tantissimi, tutti questi stampano appunto nei cervelli di miliardi di persone di tutto il mondo i termini in cui ci si relaziona col resto del mondo e proprio con la realtà in generale e poi formano le nostre identità, perché le nostre identità sono essenzialmente un coacervo di paradigmi di relazione, per cui noi crediamo di essere particolarmente originali, ma se facciamo una vivisezione di tutto quello che ci compone, scopriamo che ogni convinzione alla fine è simile a quella di molti altri, e poi se andiamo a scavare bene scopriamo anche da dove proviene. Alcune chiaramente provengono dalla nostra cultura, dalla cultura italiana, dalla cultura trasmessa dai nostri genitori. Non è ancora arrivato questa macchina del lavaggio di mente di massa a coprire interamente tutto lo spettro della nostra formazione, della nostra identità, però tuttavia vuole raggiungere la totalità. Quando gli americani parlano di total spectrum dominance, generalmente gli analisti geopolitici pensano a una dominazione tutti gli aspetti militari e informazionali del mondo, però in realtà il livello è ancora più profondo. Qui arriviamo a tutti i livelli anche della coscienza delle persone che si vogliono controllare. E questa, che potrebbe sembrare una tesi, tra virgolette, complottista, è in realtà validata dall'osservazione del fatto che ci sono proprio protocolli in lavorazione, in preparazione, che ambiscono a togliere i bambini piccoli dagli adulti, dai genitori, in età anteriore a quella a cui vengono tolti adesso per l'istruzione pubblica, appunto, per l'asilo eccetera. Si pensa che si debba togliere i bambini già verso i 2 anni o anche prima, perché già verso i 3 anni potrebbe essere troppo tardi per formattarli come si deve. Ecco, questa non è farina del sacco di qualche funzionario ministeriale nostrano, ma questa roba calata dall'alto che viene da lontano, da parte di ideologi ai quali questa macchina di formattazione di massa del mondo tramite appunto Hollywood non basta, ecco, cioè loro vogliono preparare l'umanità massificata e omogeneizzata del domani fin dall'inizio, ecco, quindi per togliere anche quelle vestigia che ci sono ancora di tradizione, di interpretazione personale del mondo. Ecco, quello deve sparire, deve rimanere solo un sostrato, il sostrato diciamo preparato diciamo in franchising che hanno stilato loro. Bevo perché in realtà non è solo per bere, ma così magari mi viene in mente qualcosa. Quindi io ho chiamato questa ideologia hollywoodismo. La parola ismo porta appunto il pensiero a un'ideologia, perché altrimenti sarebbe hollywoodiano. Invece hollywoodismo ricorda un po' fascismo, comunismo, quindi ideologie sono dei modelli di realtà. E nel mio libro l'ho chiamato il fondamentalismo hollywoodista per un motivo preciso, perché questa è un'ideologia di quelle veramente potenti. Qual è la differenza tra un'ideologia totalizzante e un'ideologia, diciamo, più superficiale? È che
l'ideologia totalizzante, come anche la religione totalizzante, finisce per assumere i contorni stessi della realtà nella mente in cui esiste, ovvero non viene più percepita come un'ideologia o come un sistema di pensiero, ma viene percepita come la realtà stessa. Quando parliamo del fondamentalista islamico, noi parliamo di una persona che per il quale i precetti della religione islamica sono così radicati in lui che egli giunga ai suoi fondamenti stessi, ovvero essi sono poi anche il fondamento del soggetto stesso. Non c'è più una visione dall'esterno delle proprie convinzioni, ma si vive questa rappresentazione dall'interno. Similmente, in passato noi avevamo questa caratteristica nella Chiesa cattolica, quando c'era il fenomeno della caccia alle streghe, della scomunica papale. Sono tutte azioni tipiche di una società fondamentalista. Nel momento in cui una persona usciva dall'ambito della realtà, cioè usciva dall'ambito della religione, in realtà usciva dall'ambito della realtà, e quindi diventava un eretico e andava distrutto, isolato, demonizzato. Oggi noi abbiamo lo stesso schema di comportamento che stiamo vedendo in questa deriva totalitaria in cui ci stiamo calando, per cui sia che si tratti di guerra in Ucraina, sia che si tratti di politiche vaccinali, e chiunque non si adegua alla visione dogmatica di Stato diventa l'eretico moderno. Ecco, questo è un altro subaspetto del discorso che sto facendo, perché in realtà riguarda solo dei microambiti, però la struttura del comportamento riguarda tutta la società occidentale, che ormai è già stata formattata in questo modo. Quindi in realtà noi adesso abbiamo una popolazione di eretici che, guarda caso, sono gli stessi che nutrivano dei dubbi o comunque erano in dissenso con i paradigmi vaccinali e i paradigmi epidemici in genere, perché poi c'era anche la mascherina, il lockdown, cioè tutti quelli che accettavano tutte queste cose sono gli stessi statisticamente, chiaramente non c'è una sovrapposizione esatta, sono gli stessi che non credono alla narrazione che viene fatta adesso dei russi cattivi, degli ucraini virtuosi, eccetera. Quindi abbiamo una porzione di popolazione che tende a separarsi dal mainstream appunto ideologicizzato. E io chiamo questo ramo, forse c'è un scisma del microfono. Ah, ecco, sì. No, adesso sì, forse magari ha bisogno di un pochettino di fiducia, non so. Caro microfono, ecco, vedo adesso. Cara microfona, forse perché microfono sì, con la schwa. Sì, no, ma forse ora si sta riprendendo, perché gli ho dato un po' di soddisfazione identitaria e chissà cosa stavo dicendo. Esatto. Quindi quello lì è un aspetto, appunto, quello del... questi aspetti che ci hanno tormentato tantissimo in questi ultimi 2 anni, in realtà sono degli aspetti parziali dell'immagine complessiva, e lentamente credo che il fenomeno si amplierà, ovvero che sempre più persone inizieranno a distaccarsi sempre di più da tutto quell'albero di dogmi che ci è stato rifilato appunto negli ultimi decenni. Io faccio risalire il momento del grande scisma ontologico, no, tra questi due modi di percepire la realtà, all'11 settembre del 2001, perché è stato il momento in cui, tra l'altro, nel 2001 c'è una citazione anche del 2001 Odissea nello spazio, che
simbolicamente rappresentava il momento della chiave di volta dell'umanità verso una fase successiva, e non a caso è stato scelto come anno cruciale per questa appunto divisione in due del mondo, dove chiunque non accetti di entrare in questo nuovo corso di realtà sarà emarginato, verrà considerato un eretico e verrà in futuro perseguitato sempre di più, come in tutte le epoche, in tutti i luoghi sono stati perseguitati gli eretici. Questo appunto, quindi il fatto che io chiami questa ideologia il fondamentalismo hollywoodista è proprio perché si tratta di un'ideologia completamente invisibile a chiunque ne sia preda. Per inciso ne siamo preda tutti, che in una misura varia non scappa nessuno, perché siamo stati tutti, volenti o nolenti, soggetti a migliaia, se non decine, migliaia di ore di lavaggio del cervello da questo fiume in piena di informazione audiovisiva che proviene dagli Stati Uniti da decenni e da decenni. Si noti che questo fiume è a senso unico. Gli Stati Uniti infatti non permettono all'informazione di ritorno di entrare nel proprio paese e esercitare eventualmente lo stesso effetto. Era qualcosa che ancora fino agli anni 60 tolleravano, poi hanno praticamente chiuso, tranne, vabbè, chiaramente ci può essere qualche film de sé che viene proiettato negli Stati Uniti per una ristretta cerchia di amanti del cinema, però generalmente quando ci fosse mai un film non americano il quale venisse giudicato utile o diciamo conveniente per il mercato americano, gli americani se lo rifanno. Cioè, in Italia abbiamo avuto Profumo di donna, bellissimo film con Vittorio Gassman, era un bel film, e gli americani cosa hanno fatto? Vabbè, io lo rifanno, l'hanno rifatto con Al Pacino. Di esempi del genere ce ne sono decine e decine. E non è solo una questione commerciale, è proprio una questione ideologica, perché il pubblico deve continuare a rimanere entro una gabbia di stereotipi sempre simili a loro stessi. Va proprio interdetta la possibilità di pensare secondo forme diverse, schemi diversi, anche se sono schemi innocenti, vanno evitati perché nuociono all'omogeneizzazione. Questo era una piccola digressione. Venendo un pochettino alle tecniche che vengono usate da questi apprendisti stregoni della manipolazione mentale di massa di Hollywood, io ho identificato un po' di tecniche, alcune delle quali si intersecano bene anche con gli esempi di mindfucking e di propaganda che sono stati illustrati dai miei illustri colleghi. E, per esempio, il concetto del frame è usatissimo nel cinema allo scopo di manipolarci. Nella fattispecie io ho trovato una tecnica che ho definito di frame as fiction, cioè quindi inquadrare come opera di finzione, che ho giudicato essere una tecnica molto efficace di manipolazione e che ritroviamo in tantissimi film. In cosa consiste questa tecnica? Bene, ci sono tutta una serie di avvenimenti nella cronaca, nella cronaca locale, nella cronaca generale, a livello geopolitico, direi quasi a livello cosmico, che possono creare dei turbamenti nell'umore sociale, nella stabilità delle popolazioni, possono turbare. E in questo caso
una delle tecniche appunto del cinema di Hollywood è quella di vaccinare, usiamo questa parola perché a livello di informazione viene usato molto, vaccinare le persone appunto riguardo a certi temi. Che cosa vuol dire vaccinare? Significa fornire delle piccole dosi non infettive di informazione che servano ad abituare il pubblico a certi temi senza che questi temi poi in futuro, quando si verificassero nel mondo reale, causino dei problemi, causino dei traumi che potrebbero magari creare delle ribellioni o delle sommosse o altro, perché le persone appunto saranno state abituate per grade. È il caso per esempio di grandi catastrofi, vengono fatti dei film che rappresentano delle catastrofi che, guarda caso, poi spesso si verificano anche nel mondo reale. Nel famoso film adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque c'era un film catastrofista degli anni 2000 dove tutto il pianeta si congelava perché si fermava la The Day of Tomorrow, pensavo che fosse quello, ma lo confondevo, sì grazie, lo confondevo con The Day After, pensavo che fosse, sì, perché mi sembrava che si chiamasse appunto The Day After Tomorrow, però nel frattempo mi ricordavo che c'era anche un film che si chiamava The Day After, con la guerra nucleare, allora non ero più sicuro. Day After Tomorrow, no, forse The Day After Tomorrow, comunque è un film dove viene mostrato appunto vengono mostrate parecchie cose che poi in seguito sarebbero apparse in tutta la narrativa del riscaldamento globale. All'epoca non se ne parlava ancora. Questo qui è un film che ha introdotto il tema, però lo ha introdotto inquadrandolo come opera di finzione. Quindi per esempio c'è stato un, credo che fosse proprio in quel film che si vede un grande tsunami che colpisce New York. Io mi ricordo che fino a 20 anni fa la parola tsunami non la conosceva nessuno. Lo tsunami era un fenomeno rarissimo che era accaduto poche volte, di solito solo dalle parti del Giappone e mai più, infatti il nome credo che sia anche di origine giapponese. E quel film ha presentato lo tsunami in società e da quel momento ne abbiamo avuti parecchi. Proprio un paio di anni dopo, mi sembra nel 2004 o 2005, adesso mi ricordo, in quegli anni lì ce ne abbiamo avuto uno in Thailandia, Indonesia, eccetera, poi c'è stato quello famoso di Fukushima, eccetera, eccetera. Senza adesso entrare nel merito e trarre conclusioni, era un esempio di anticipazione di fenomeni che poi si sarebbero verificati, e quando si sono verificati esistevano a livello generale gli strumenti linguistici e concettuali per comprenderli, visto che erano appena stati rappresentati. Se questo esempio vi sembra un po' stiracchiato, menzioniamone uno molto più classico, che è quello dell'11 settembre. Prima dell'11 settembre c'è stato un film che è uscito 4 mesi prima e si chiamava Pearl Harbor. Molti forse l'avranno anche visto a suo tempo, è un brutto film che non si capisce perché lo abbiano fatto, soprattutto dopo così tanto tempo, dopo Pearl Harbor. E questo film qui ha rivitalizzato nella popolazione americana la memoria della parola stessa Pearl Harbor, perché qualcheduno che abbia studiato la storia sapeva che cosa fosse l'attacco di Pearl Harbor che ha causato l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, ma chiaramente per i giovani era un concetto assente, non ne sapevano nulla. Il film crea appunto un momento di memoria collettiva che stampa nei cervelli di tutti gli americani che cosa fosse stato Pearl Harbor, e così quando 4 mesi dopo avvengono i fatti dell'11 settembre, il presidente Bush può fare un discorso in televisione in cui parla che hanno avuto la nuova Pearl Harbor, e
guarda caso, adesso tutti capiscono che cos'è per l'albol. Loro non sanno che cos'è per l'albol perché hanno visto un film che gliel'ho appena spiegato, però questo è quello che tecnicamente è avvenuto. Se non ci fosse stato il film, loro non avrebbero capito che cavolo voleva dire Bush. Visto che avevano visto il film, hanno capito che cosa voleva dire Bush. Questo è uno dei tanti piccoli esempi. Però, poi cosa è successo? Tre giorni dopo, io dico tre giorni in senso figurato, era qualcuno di più, ma siamo nell'ordine del paio di settimane, dopo i fatti dell'11 settembre, arrivano le famose lettere all'Antrace. Lettere all'Antrace cosa vuol dire? Che alcuni esponenti politici, soprattutto il capo dell'opposizione democratica in Senato e alcuni giornalisti di alcuni importanti giornali tipo il New York Times, ricevono delle lettere che contengono una delle cose più velenose che esiste, una delle cose più letali che esistono, le spore di antrace, che se tu le tocchi, insomma, ti infetti e muori, ecco, praticamente. Le tocchi, ti infetti e muori, ecco, tanto per citare... esatto, però quelle lì sul serio, ecco, no? E allora le lettere ci hanno scritto qualcosa tipo gloria ad Allah, morirete tutti, eccetera, eccetera, con grafia da bambino, e chiaramente viene data la colpa agli islamici, eccetera. Però il problema che cos'è? Che nessuno sapeva che cosa fosse l'antrace, perché, cioè, chi è che ha mai sentito parlare dell'antrace? Al massimo io sapevo che c'era l'antracite, no? Però l'antrace anch'io, cioè... chi è che di noi, non so, fa colazione con l'antrace? Cioè, chi è che di noi... Attento all'antrace se vai a giocare fuori in giardino. Cioè, non è un pericolo che ci riguardi, perché è rarissimo come batterio. Però, guarda caso, è uscito un film che si chiamava Anthrax, cioè proprio l'antrace. Indovinate quando è uscito il film? Bene, stavolta non è uscito 4 mesi prima, è uscito in contemporanea. Tanto è vero, proprio nel senso, cioè tipo la stessa settimana, la settimana prima, la settimana dopo. Con il risultato che, visto che la coincidenza era un po' troppo eccessiva, alla fine l'hanno bloccato e l'hanno fatto uscire un paio di mesi dopo. Ma il tema è che era già pronto per uscire, non si sono organizzati bene quei tempi. Ora, dire che questa è una coincidenza, insomma, inizia a essere una sfida intellettuale notevole, perché... L'unica volta nella storia di tutto il cinema in cui viene fatto un film che come titolo abbia il nome Antrace, e addirittura l'unica volta in cui viene menzionata l'antrace, accade esattamente nello stesso settimana in cui per la prima volta nella storia viene usata effettivamente dell'antrace a scopo terroristico. È chiaro che anche qui il prodotto era fatto per creare una conoscenza di quello che poi sarebbe accaduto di lì a poco, no? Questi qui sono due piccoli esempi, no? Però ce ne sono degli altri. Sempre, visto che ormai siamo in tema 11 settembre, menzioniamo un altro che è abbastanza gustoso. Quando è successo il fatto che ci hanno raccontato, oppure quando non è successo il fatto che ci hanno raccontato, mettetela come volete, e abbiamo visto gli aerei che si schiantavano contro le torri, un consenso generalizzato mainstream ha detto: chi lo avrebbe mai potuto immaginare? Non l'avremmo mai potuto immaginare. Ebbene, pochi mesi prima c'era stato un episodio pilota di una serie spin-off di X-Files che si chiamava The Lone Gunman, il quale in questo episodio mostrava la storia di questo episodio era un aereo che veniva mandato a schiantarsi contro un grattacielo, forse proprio addirittura l'Empire State Building, adesso non mi ricordo, comunque contro un grattacielo, allo scopo di ottenere, cioè praticamente era un false flag, era un attacco fatto da dei generali, organizzato da dei generali americani del Pentagono per ottenere più fondi per la difesa, che è esattamente la tesi che poi è stata da parte complottista, mettiamola così, dopo i fatti dell'11 settembre. Quindi noi abbiamo non solo un prodotto audiovisivo americano che anticipava la possibilità di aerei dirottati e mandati a schiantarsi contro degli edifici, quindi il concetto chi avrebbe mai potuto immaginarlo va a cadere, perché c'è anche un film che lo mostra,
ma viene addirittura mostrata la ragione, per, cioè il fatto che questo sarebbe stato una cosa fatta dagli americani stessi. Ora, questo è un caso classico di frame as fiction, cioè tu prendi quella che essenzialmente, in modo anche banalizzato, semplificato, perché la realtà è molto più complessa, è la realtà, perché la realtà è che se lo sono fatti da loro, almeno certe parti della del sistema americano hanno, si sono preparati, hanno preparato questa operazione, e la rappresenti in modo, diciamo, semplificato in un film, il quale a questo punto diventa un frame di finzione nella testa di tutti quelli che l'hanno visto. Quindi, e tra l'altro un frame di finzione che vale anche per chi non l'ha visto, perché se un domani tu dovessi difenderti di fronte all'attacco di qualcuno che ti dice: voi avete organizzato questo per aumentare i finanziamenti al Pentagono, l'altro dice: no, tu hai visto un film e ti sei confuso e l'hai scambiato con la realtà, perché c'era il film che ti raccontava la stessa cosa. Quindi, una volta che è stato framed, quindi incorniciato come opera di finzione, diventa un qualcosa che può essere usato anche come smentibilità plausibile, cioè tu smentisci che sia vero attribuendo il fatto che uno si è lasciato influenzare da un film. Questo è un livello, diciamo, semplice di frame as fiction, cioè tu inquadri come di finzione per ragioni di smentibilità plausibile. Un livello più profondo di frame as fiction è quello che vediamo invece in tutti quei casi in cui vengono mostrate delle sezioni di realtà della nostra società che in realtà sarebbero intollerabili per il pubblico. Faccio un esempio: tutti i film in cui fanno vedere come sono cattive gli agenti della CIA, magari, oppure ti fanno vedere dei film dove il presidente degli Stati Uniti addirittura è un assassino e poi verrà punito. Però sono tutte rappresentazioni che sembrano in negativo rispetto agli ideali in voga, però riflettono effettivamente degli aspetti reali della società. Questo porta molti a dire: guardate com'è libera la società americana, perché ti fa vedere le sue brutture nei film, quindi i famosi film di denuncia. Questo è una bellissima mistificazione, è geniale come mistificazione. Perché è una mistificazione? Perché, tanto per iniziare, uno può denunciare quanto vuole con questi film, ma non è che questo ha un impatto sulla realtà, non è che facendo un film di denuncia poi quel tipo di problema scompare perché viene affrontato e risolto. Se si fa un film su come sia corrotto il sistema americano, magari il sistema giudiziario, oppure il sistema giornalistico, oppure qualsiasi sia il sistema politico, di solito è quello politico, a questo punto tu ti aspetteresti che in conseguenza di un film di denuncia poi ci sia una correzione di rotta da parte della società, la quale, allertata dal film di denuncia, vada a correggere le proprie tare, e quindi il film ha ottenuto il suo vantaggio. Quindi c'è un film. Invece no, non succede mai, anzi succede esattamente l'opposto. Questo è l'aspetto affascinante. Perché succede? Cioè, succede l'opposto vuol dire che le persone, il pubblico, si abitua all'idea che le cose siano così. Ecco, questo è molto importante, perché a nessuno piace vivere in una società corrotta, chiaramente. Quindi se tu credi di vivere in una società ideale, per esempio una società tipo quella dei film di Frank Capra, del periodo bellico, post-bellico, quando c'era il sogno americano in tutti i film ed effettivamente sembrava una bella società in cui vivere, è chiaro che se tu, vivendo in quella società, poi ti dovessi confrontare con realtà molto diverse, magari l'omicidio Kennedy, altre cose dove saltano fuori delle realtà marce intollerabili, a questo punto il trauma potrebbe essere grosso e anche il tipo di ribellione politica potrebbe essere preoccupante. Ma oggi, che viviamo in una società dove nessuno si fa più l'illusione, in America parlo, però poi vale per tutto il mondo, è questo concetto. Cioè, quindi adesso io sto facendo l'esempio americano, ma in realtà è un processo che vale proprio per tutto il lavaggio del cervello di tutto il mondo. Là è a livello magari di politica americana, all'estero sarà a livello di guerre americane, però lo schema è sempre lo stesso. Si rappresenta l'aspetto negativo, non millantando una finta denuncia, che in realtà cela l'obiettivo di abituare le persone alla normalità di quell'aspetto. E non solo,
c'è un aspetto successivo. Quando si fa un framing as fiction, quindi quando si cornicia come opera di finzione un aspetto deteriore della società che il pubblico sarebbe istintivamente per propria natura portato a condannare e a ribellarsi contro, quando si fa questo si trasforma il pubblico in spettatori di quel tipo di fenomeno. Quindi quando poi si verificasse la stessa cosa provatamente, dimostratamente davanti ai tuoi occhi nella società reale, il tipo di reazione che il pubblico avrebbe, anziché scendere in piazza a ribellarsi, a protestare, a fare casino, si comporta come ha imparato a fare in tutti i film in cui ha visto per finta la stessa cosa accadere migliaia di volte. Cioè nulla, si mangia dei popcorn, apre una cosa di popcorn, li mangia. Cioè il pubblico da cittadini potenzialmente attivi nel contesto politico viene trasformato in telespettatori fatalmente passivi per sempre, che anche disapprovando quello che vedono non prendono nessuna iniziativa. Cioè loro sono trasformati in spettatori, hanno imparato a fare gli spettatori di fronte a quelle cose che a loro non piacciono. Ecco, questo è un'opera di manipolazione, se andiamo a vedere, sublime, perché disinneschi magicamente qualsiasi possibilità di qualsiasi tipo di reale contestazione. Non parliamo di rivoluzione, no? Vabbè, rivoluzione è difficile crederci, ma anche solo la contestazione, perché tutti sono stati proprio ipnotizzati, trasformati, è stato stampato nel loro cervello questo comportamento automatico. Quando vedi quel tipo di giustizia, tu al massimo cambi canale, cioè non è che... però tu non ti ribelli, non scendi perché sei uno spettatore, al massimo lo commenti come commenteresti un brutto film, vai su Facebook e fai il famoso leone da tastiera, credendo di fare una cosa rivoluzionaria. E infatti poi ci sono tutte le urla bellicose dei leoni da tastiera che credono di star facendo una rivoluzione, mentre in realtà stanno non agendo, perché appunto ormai programmati. Come vedete, questo finisce per coinvolgere tutti noi, perché siamo tutti stati in qualche modo contaminati da questo tipo di manipolazione, massivo. Un altro esempio, questo era un piccolo esempio appunto del framing as fiction. Un altro esempio interessante è per esempio rappresentato da un caso, prendiamolo come case study, per esempio di Avatar, il famoso film che ha avuto un grande successo. E se andiamo a vedere, c'è un mistero guardando Avatar, per chiunque che non abbia compreso appunto queste tecniche di manipolazione, perché tu guardi Avatar e cos'è che vedi? Vedi che ci sono degli strani indigeni di uno strano pianeta che vogliono avere i loro diritti di non essere colonizzati, e dall'altra parte hai i cattivi colonizzatori impietosi che procedono per la loro strada. Alla fine vincono gli indigeni e tutti sono felici e contenti. Ecco, c'è questo problema che tutti sono felici e contenti. Questo film è un film americano che ha avuto grandissimo successo in America, però c'è un piccolo ma. Se tu guardi il film vedi che i cattivi sono esattamente gli americani, cioè hanno proprio le facce americane, sono anglosassoni, non ci possono essere dubbi. E i buoni invece sono dei mostriciattoli, certo sono dei mostri stilizzati per sembrare simpatici, però sono degli alieni, sono delle creature molto diverse. Molti hanno fatto il parallelo che appunto queste creature qua rappresentino i famosi indiani d'America che sono stati sterminati dagli americani, e il film è stato encomiato molto dalla critica, perché è un film come film di denuncia rispetto al genocidio fatto dagli americani. Bene, tutti felici e contenti, tranne che gli americani, i nativi americani sterminati dagli americani non sono mica risorti, cioè non è che per il fatto di fare questo atto di denuncia si sia rimediato a quel genocidio compiuto dagli americani.
e peraltro non è neanche stato fatto nessun passo per dare qualcosa di risarcimento a quelli che sono sopravvissuti. Uno dice, vediamo Avatar, allora andiamo a cercare che sono i discendenti di quelli che abbiamo sterminato e facciamogli un regalo, restituiamogli qualcosa. No, c'è quindi un film che viene celebrato per aver fatto giustizia di un crimine storico. Però se noi andiamo a vedere, vediamo che questa giustizia non esiste a nessun livello tranne che nella mente di quelli che hanno visto il film. E quindi praticamente hanno sognato, esatto. E il film è un modo di sognare ad occhi aperti. Ci sono studi che hanno evidenziato come le persone che guardano un film abbiano il cervello che produce onde alfa, che sono tipiche dello stato di sonno REM, cioè quando uno dorme e sogna, produce delle onde alfa di un certo tipo che possono venire rilevate. E le stesse onde vengono prodotte dal cervello umano quando guarda la televisione, quando guarda un film, quando guarda qualcosa. Perché evidentemente il cervello crede che si tratti di un sogno e quindi produce le sue onde alfa, ma proprio come nei sogni questa roba va diretta all'inconscio, bypassando anche qui le analisi critiche della mente analitica. È la famosa sospensione dell'incredulità che avviene nei nostri cervelli quando guardiamo un film, è quello che permette al messaggio di bypassare completamente ogni nostra analisi analitica. Poi magari facciamo le analisi analitiche retrospettive dopo aver finito di guardarlo, ma durante noi siamo dentro la vicenda proprio perché siamo ipnotizzati, stiamo vivendo un sogno ad occhi aperti. Ecco, in questo sogno noi stiamo sognando di fare ammenda, di punirci a vicenda per cose che intrinsecamente, inconsciamente sappiamo di aver fatto male. Ecco, quindi è come nella vita reale, che se uno nella vita appunto di tutti i giorni compie qualcosa che viola le sue più profonde pulsioni, poi di notte avrà tipicamente dei sogni che vanno a compensare questi squilibri. Non so, il prete che evita l'attività sessuale tutta la vita magari avrà incubi erotici di notte, ecco, per fare un esempio classico. E, meglio non entrare in quegli incubi perché... Però sarebbe bello scriverci un libro sopra. E dicevo, quindi in questo caso... Noi abbiamo questo fenomeno di giustizia onirica, cioè praticamente mentre dormi fai giustizia a livello puramente onirico di qualcosa, di qualche colpa di cui ti senti macchiato in fase di veglia. Ecco, questo fenomeno viene massificato tramite questi film. Io qui appunto ho identificato una tecnica di manipolazione che chiamo appunto rituali catartici di giustizia onirica. Sono catartici perché dopo aver effettuato questo rituale, che tu vai a vedere un film, sogni ad occhi aperti di venire punito per i crimini che hai compiuto come americano, bianco, quello che sia, eccetera, eccetera, colonizzatore, imperialista, eccetera, e poi esci dal cinema pensando che sia stata fatta giustizia, ovvero che tu hai ottenuto una punizione come gruppo, che però ha il vantaggio rispetto alle vere punizioni, che a te non ti ha fatto niente, perché tu anzi sei lì bello sorridente, quindi la tua punizione è stata veramente solo un sogno. E tipicamente come quando si esce da un brutto sogno, poi ci si sente bene perché non sei più nel sogno, quindi sei uscito e dici, ah che bello, no, come mi sento bene. E quindi c'è stata la funzione catartica, ti sembra che giustizia sia stata fatta, tutte le pulsioni che tu potresti avere a livello inconscio verso il fatto che la tua società va migliorata e che si debba fare delle cose più giuste, si debba smettere di compiere crimini in tutto il mondo, tutto ciò svanisce perché pezzi remoti del tuo cervello si sono convinti che giustizia sia stata fatta. Ma è stata un'allucinazione, è stato solo un sogno, e questi apprendisti stregoni che creano questi prodotti audiovisivi commerciali in grado di entrare nei cervelli di miliardi di persone, essi sono in grado di decidere quali sogni ad occhi aperti faranno questi miliardi di persone e quali tipi di rituali di giustizia onirica, catartica, colpirà tutti loro. Questo succede, ho fatto un esempio, però succede per tutti i campi di problematicità che emergono in seno alle varie società, non solo quella americana, anche quella estera, tutti i film di guerra. Tutti i film di guerra, dove i film sul Vietnam, quelle cose lì, fanno tutti parte dello stesso schema. Nel film di Vietnam si vede la punizione che arriva sugli americani, che non è mai un momento di reale soffermarsi
sulle sofferenze delle vittime. Cioè nei film sul Vietnam, se andate a vedere, non c'è mai il vietnamita che soffre, ci sono gli americani che soffrono per via di una guerra ingiusta, come se gli fosse capitata tra capo e collo. Cioè il momento di autocritica è semplicemente autoreferenziale, non viene mai coinvolta la vera vittima in tutto questo discorso, e paradossalmente risultano essere un insulto ulteriore alle vittime, alle quali viene tolta anche la dignità di vittima nel film, perché nel film viene mostrata come vittima il povero soldato americano mandato a combattere una guerra che perderà. Sì, peccato che siano morti milioni di vietnamiti, dei quali agli spettatori del film, al regista del film e produttore del film non ne importa assolutamente nulla. Quindi anche qui, di nuovo, dei rituali catartici di giustizia. Ecco, questo era per dire... diciamo per sfiorare, anche perché vedo che tra poco scade il tempo, per sfiorare appunto la superficie di questi strumenti di manipolazione che sono in grado di effettuare su tutti noi e su tutte le persone essenzialmente del mondo. Un altro tipico caso, sono molto più elementare, sono tutti quei film, e sono tantissimi, dove c'è parti dello Stato corrotte, l'FBI è corrotto, la CIA che tortura, oppure abbiamo menzionato prima o addirittura dei presidenti degli Stati Uniti assassini, e alla fine vengono tutti puniti. Quindi questa punizione finale, che sembra essere un fatto positivo, che dice beh vedi, però poi alla fine i cattivi vengono puniti, in realtà sono anche questi dei rituali catartici di giustizia unica che servono a fare disinteressare il pubblico verso quegli stessi problemi che esistono realmente nella società reale. Quindi la società umana, praticamente il pubblico, viene essenzialmente zombificato in termini di quello che loro possono avere come impatto nel mondo, perché è tipico dello zombie che non ha impatto sul mondo. Poi magari anche uno zombie intelligente che scrive delle poesie bellissime, però non ha un impatto sul mondo perché non è disarticolato rispetto agli eventi. Gli eventi importanti nella sua mente sono solo dei sogni, ecco, no? Vabbè, questo qui era un piccolo esempio. Adesso ce n'era un altro che volevo fare, adesso chiaramente mi è sfuggito. C'è un altro aspetto importante. I film, uno mi dirà, com'è che si può combattere questo Hollywood. Ecco, appena ho menzionato combattere subito, no, perché cioè, quello che non vogliono è che uno li combatta, ecco. E com'è che si può combattere questo hollywoodismo? È molto difficile questo argomento. A livello banale può venire in mente l'idea di fare un film anti-americano. In effetti ci sono dei film anti-americani, molti film anti-americani, però devo deludere tutti, non sono anti-hollywoodisti, perché qualsiasi film anti-americano è hollywoodista per definizione, perché nel momento in cui rappresenta gli Stati Uniti nella sua identità di aguzzino del mondo, cioè ci puoi mettere tutti gli insulti che vuoi, tutte le cose negative, il metamessaggio, la metacomunicazione che trasmette è quanto siano potenti gli Stati Uniti. Quindi il cervello profondo non è che distingua molto tra bene e male, è un discorso abbastanza complesso, però distingue bene tra potente e impotente e soprattutto tra ciò che esiste e ciò che non esiste. Quindi il film anti-americano paradossalmente reitera l'esistenza degli Stati Uniti. E allora com'è che potrebbe essere veramente un cinema che combattesse questo tipo di guerra sulle menti di tutti noi con le stesse armi? Ecco, dovrebbe innanzitutto capire come funziona tutto questo meccanismo, che comunque io non pretendo di avere compreso per intero, ma neanche lontanamente, perché tutto quello che ho potuto fare è quello che in inglese si chiama reverse engineering, cioè io prendo i sintomi di quello che mi viene dal mondo e cerco di ricostruire, cioè io noto della manipolazione, noto degli, e cerco di ricostruire
partendo dai sintomi, partendomi dagli effetti, cerco di ricostruire quali meccanismi siano stati messi in atto. Io ho chiamato queste cose frame as fiction, rituali di catartoniri, vabbè, quello che ho detto. Dicevo, per fortuna si è spento, ecco, sì, rituali catartici di giustizia onirica, però sono sicuro che quelli che hanno scritto questi manuali di sociologia nera, di sociologia militarizzata, con cui loro scolpiscono lo zeitgeist, la visione del mondo di interi popoli, io credo che abbiano usato termini diversi, molto più specifici, molto più precisi, molto più differenziati, in altre parole che ci sia una vera e propria scienza militare, una scienza non esatta perché è una scienza di ingegneria sociale, però formalizzata, perché io intuitivamente, noi in modo diverso tutti noi cerchiamo di ricostruire queste cose, ma loro hanno probabilmente 100 anni di studi nel settore, partendo dall'archetipo che è Gustave Le Bon con la sua psicologia delle folle, che già più di 100 anni fa aveva capito tantissimo, solo che a noi manca tutto quello che Bernays, come ci ha ricordato Enrica, che sottovalutatissimo, pensate che il suo libro Propaganda è stato tradotto in italiano solo pochi anni fa, quindi pensate che per tutto il secolo in Italia in nessuna facoltà di psicologia si poteva studiare il libro di Bernays, che è il fondamento della propaganda. Ecco, tanto per dirti quanto siamo indietro nello studio di queste cose, e questi sono i testi visibili, i testi a noi noti, e figuriamoci appunto tutti quelli che poi da un certo momento in poi hanno iniziato a tenere per loro, no? Cioè, perché trattandosi di tecniche utili all'esercizio, mantenimento e sviluppo del potere, chiaramente queste cose qui poi dopo probabilmente sono state classificate come segreti di Stato. Faccio ancora una piccola osservazione, poi credo che abbiamo finito il tempo, no? Mi sembra. Ah, come da mo'? No, abbiamo iniziato più o meno a quest'ora. Ah, e io sono stato in Iran un po' di volte, e tra l'altro erano conferenze dove non è che gli americani fossero esattamente i loro beniamini, no? Quindi erano abbastanza anti-americane, come diciamo, ho usato abbastanza perché siamo su YouTube, no? Diciamo, però non erano certo delle conferenze dove celebrassero i valori americani, il sogno americano, però quando andavi a mangiare al ristorante magari ti trovavi la lattina di Coca-Cola, e non solo, tutti quelli che volevano entrare in contatto con te, che erano lì a criticare gli Stati Uniti, ti davano il loro indirizzo Gmail e ti davano la loro pagina Facebook a cui si accedeva con uno speciale VPN, no? perché lo Stato vietava l'accesso a Facebook in Iran. Allora gli stessi che organizzavano, che erano assolutamente filogovernativi, però c'avevano il trucco per accedere a Facebook, e ti davano la loro pagina, c'avevano gli acconti Instagram. Allora tu vedi che anche quelli che credono di combattere contro il grande Satana, come lo chiamano loro, in realtà ne sono seguaci senza saperlo, nel momento in cui tu usi le loro infrastrutture, le loro strutture, il loro cortile di giochi. Cioè tu praticamente credi di combatterli, ma ai loro occhi sei un bambino che nel loro cortile sabbioso fuori gioca alla guerra con gli indiani, fa finta che tu sei l'indiano, però in realtà sta giocando, è un bambino al quale puoi spegnere il gioco in un momento schioccando le dita. È quello il fatto, nel momento in cui giochi nel suo cortile sei già destinato a venire spento nel momento stesso in cui tu per caso dovessi iniziare a diventare anche solo leggermente fastidioso. Ecco, questo era per dire come sia potente questa opera di lavaggio del cervello di massa, se riesce a trasformare in seguaci dell'hollywoodismo anche quelli che credono che lo stanno combattendo, no? Perché alla fine li assorbe entro le proprie mura, entro nel muro del proprio cortile, e alla fine i rivoluzionari si ritrovano semplicemente nel cortile
di coloro contro i quali volevano fare la rivoluzione. Questo era un piccolo esempio per chiusura, visto che adesso tutte le parole stanno iniziando ad anagrammarsi in diretta, credo che o si tratta di un ransom attack, no? Quelli lì che ti entra il virus e tutte le cose vengono criptate in un modo che non riesci più a parlare se non paghi un riscatto in Bitcoin. Allora a questo punto io ho subito un ransom attack, mi si anagrammano le parole e non so come sbloccarle, non c'ho Bitcoin, quindi finisco qui il mio intervento. Adesso passiamo alle domande, ecco. Nel caso di culture che hanno una potenza di propaganda come quelle degli Stati Uniti, diciamo così, il tipo di informazione che fanno loro, il tipo di propaganda che fanno loro, entra dentro di noi. Però non è l'unico tipo di coinvolgimento culturale. Per esempio, come lo spiega il fatto che gli antichi greci, pur essendo stati sconfitti dagli antichi romani, sono riusciti a trasferire la loro cultura nell'antica Roma, le loro idee nell'antica Roma? E lo stesso per i mongoli hanno conquistato praticamente mezzo mondo, sono arrivati dalla Mongolia, hanno conquistato la Cina, sono passati attraverso la Russia, sono arrivati anche, diciamo, i cavalieri che facevano parte delle orde, diciamo, che andavano avanti in ricognizione, sono arrivati anche in Italia. Ecco, per esempio, i mongoli sono stati completamente assorbiti dalla cultura cinese, cioè la civiltà mongola. La domanda è questa: come lo spiega? Allora passo il microfono a chi è più colto di me, perché io, cioè, ai tempi dei mongoli non... No, ma magari avete le menti un po' più fresche, perché non saprei come rispondere. Comunque, adesso, sinceramente dovrei studiare la storia dei mongoli e delle loro... No, perché c'è di sicuro la spiegazione. Posso garantirvi che c'è la spiegazione. Beh, insomma, mica poco, eh. Cioè, poi adesso non so dove l'ho messa, perché... No, a parte gli scherzi, no, nei dettagli specifici appunto di casi storici, o uno ha veramente studiato quel periodo lì per spiegare tutti i dettagli, e bisogna anche un attimo concentrarci sopra, oppure è veramente difficile da spiegare. Posso anche dire ancora una cosa, in effetti, che mi è venuta in mente, che mi ero dimenticato prima. Quando ho detto quello che non funziona come strumento di guerra contro... questa piovra mediatica, non ho detto che cosa invece potrebbe funzionare. Io ho trovato un caso, per ora solo uno, di risposta anti-hollywoodista, cioè è come, non so, una volta c'era il fascismo e l'antifascismo, ora c'è l'hollywoodismo, ma non esiste ancora l'anti-hollywoodismo, tranne un caso che ho trovato in un film cinese di fantascienza che si chiama The Wandering Earth, che è molto interessante, perché non è anti-americano, è che è semplicemente a-americano, come dico in America, cioè prescinde dall'America, quindi non nega che esista l'America, ma è vista in sottofondo, come solo in un paio di inquadrature su una mappa c'è la sua bandiera, ma è irrilevante, cioè viene rappresentata come irrilevante, e il tipo di storia non segue gli schemi dell'eroe romantico americano, ma segue lo schema della soluzione di gruppo alla cinese. Quindi invece di un eroe hai tutti i protagonisti che collaborano insieme senza egotismi alla soluzione del problema. Quindi è un film che ha tutta la grammatica di effetti speciali necessarie per arrivare al pubblico, e infatti ha avuto anche un bel successo negli Stati Uniti, e vedete, ha superato le barriere dell'eventuale censura, perché ha usato la grammatica giusta, però ha il seme dell'anti-hollywoodismo nel momento in cui il messaggio inconscio, perché uno lo guarda e non ci pensa, che però arriva allo spettatore, è che gli Stati Uniti sono completamente irrilevanti nell'ordine multipolare del futuro, no? Quindi il vero film anti-hollywoodista
è un film che semplicemente non tratta gli Stati Uniti come un'entità più importante del Gambia, no? Oppure del Congo. Azzardare una riflessione, non proprio una risposta, ma almeno una riflessione sulla domanda che ho trovato interessante, però esattamente come Roberto anch'io non ho le basi culturali per fare un discorso specifico, però un discorso di sistema sì, nel senso Roberto parla di fondamentalismo hollywoodista, parlando in particolare del cinema, che è un'arte a trasmissione culturale molto recente nella storia della nostra civiltà e che ha una caratteristica che è assolutamente nuova rispetto a tutte le altre forme di trasmissione culturale. Vabbè, ovviamente c'era la cultura orale, no, che è stata millenaria, poi c'è stata la cultura scritta, la cultura pittorica, la cultura musicale. Il cinema è la creazione totale di una realtà. Cioè, quando tu leggi un libro, ti ci immergi e con la tua testa costruisci una realtà, però il 90% di quello che costruisci è nella tua testa, non è nel libro. Nel libro ci sono delle parole che di per sé ti danno solo quello, non riesci a vedere le espressioni, no? Col film hai tutto, cioè di fatto in quel senso effettivamente è molto interessante che il cervello vada in alfa, perché è proprio come quando sogni, cioè sei in un mondo in cui c'è musica, suoni, odori, colori, emozioni, cose, tant'è che ti dimentichi completamente di esistere, cioè se sei seduto sul divano ma dopo un po' pensi di essere su un'astronave o dove cavolo sia il film, no? E ti vivi tutta la realtà del film come dentro un'esperienza onirica completa, per cui il potere totalizzante di questo tipo di messaggio secondo me non ha precedenti nella storia, cioè i mongoli non ce l'avevano il cinema, i cinesi, non so, le altre situazioni che abbiamo visto, ma l'impero romano stesso, avevano di volta in volta, ci sono stati strumenti di condizionamento di massa che usando proprio poi questi stessi meccanismi di cui parlavo io e queste stesse tecniche di cui parlava prima Enrica, che di fatti diceva che sono tecniche, non è che le ha scoperte da pochi anni, cioè esistono da tanto tempo, poi vengono di volta in volta ricodificate, messe più in chiaro, diffuse, utilizzate in un certo modo con certi nomi, però se vai indietro le ritrovi anche alle origini della storia, no? Il punto è non solo le tecniche, le capacità, ma anche gli strumenti. Appunto, il cinema secondo me ha una caratteristica veramente particolare. Prima quando lui parlava di questa cosa mi è venuto in mente che credo che nessuno di noi sia mai stato a Saigon durante la ritirata, no, delle forze americane, però tutti abbiamo un'idea di com'era. Tutti abbiamo un'idea di come doveva essere il cielo, di come erano i palazzi, la gente che correva per le strade, perché abbiamo visto una fracassata di film in cui questa roba succedeva, dal cacciatore in avanti, no? Quindi noi viviamo esperienze oniriche di ambienti, scenari storici anche, che non conosciamo davvero, ma che ci risultano familiari, al punto che se ci trovassimo per un qualche miracolo precipitati in quella situazione, agiremmo seguendo quello che abbiamo imparato in quei film a fare, no? E quindi veramente è molto educativo, nel senso, per questo appunto magari la differenza che, non essendoci in passato strumenti così potenti, probabilmente le leve e i meccanismi che facevano, che rendevano egemone una descrizione culturale della realtà rispetto a un'altra, seguivano altre strade. Adesso nel caso specifico non le conosco, cioè non so come sia andata e quali fossero, però la mia ipotesi è che seguissero altre strade, per quello capitava che anche chi vinceva la guerra poi magari perdeva la guerra culturale e viceversa. Ad Enrica, una domanda. Allora, come se ne esce? Nel senso, la sensazione che molto spesso uno, no, attenzione, la sensazione che uno molto spesso che segue comunque la controinformazione ha è quella di trovarsi in un'immensa camera dell'eco, no? Quindi è come se ce la raccontassimo tra di noi, che noi, no? Come se ne viene fuori da questo gioco, da questa situazione? Se ne viene fuori? Innanzitutto la domanda, penso, se ne viene fuori, non è solo una provocazione. Io penso che si possa fare molto a livello personale di ognuno di noi, senza avere la pretesa che questo tipo di cambiamento di paradigma, questa forma di trasmutazione possa essere collettiva e globale. Sicuramente abbiamo la possibilità
di esercitare maggiormente la coscienza critica, di immunizzarci e di difenderci dalle balle del sistema, dal controllo, dalla manipolazione, ben sapendo che loro sono sovverchianti e molto più potenti di noi. Sicuramente si può creare una forma di contagio positivo delle idee, uscendo da quella stanza dell'eco e cercando in maniera anche più obiettiva e più pacata, meno ideologica, di allargare il nostro target, perché se continuiamo a parlare soltanto tra di noi, il messaggio continuerà a rimbalzare, no? E questo secondo me è sbagliato, come è sbagliato un certo tipo di comunicazione, alle volte anche troppo esagitata e aggressiva, che si tiene da questa parte della barricata, dove poi alla fine si riflettono e si ripercuotono le stesse dinamiche che noi critichiamo del sistema, le viviamo anche noi. E allora divide timpera, gente che si scanna, guerra tra capponi, conflitto orizzontale, tu sei un gatekeeper, tu sei un venduto, qua e là, e alla fine ci si scanna anche da questa parte della barricata. Se riuscissimo, insomma, a emanciparci già da tutte queste dinamiche conflittuali, già faremmo tantissimo e riusciremo a portare anche fuori all'esterno il messaggio, ma il messaggio, dato che ci sono già tutti questi freme, questi pregiudizi, deve essere il più documentato, obiettivo e blindato possibile, e deve essere anche più equilibrato. Quindi l'altro punto fondamentale, che in realtà secondo me è il primo, tutto parte da noi, cioè tutto parte da una maggiore centratura, da un maggiore lavoro su noi stessi, altrimenti non possiamo avere la presunzione di convertire gli altri, perché non saremmo diversi dagli americani o dai personaggi che vogliono sottomettere il popolo degli azzurri in Avatar. Quindi comunque un lavoro incessante, costante su di noi, di centratura, di maggiore equilibrio, di apertura anche agli altri, smettere di monologare e tornare a dialogare. E poi anche nel momento in cui si sono fatte queste, che possono sembrare delle banalità, cercare di costruire un'altra realtà all'interno del sistema. Perché finché non è possibile, io non so se sarà possibile uscire da questo sistema, si possono creare comunque delle realtà parallele, con le persone che si sono incontrate, che si sono conosciute, se si smette di scannarci uno con l'altro e di continuare a proiettare tutta questa diffidenza, tutto questo clima di sospetto, alle volte anche di odio l'uno con l'altro. Si possono creare delle realtà di supporto, si può creare una grande famiglia dove non necessariamente, come nelle famiglie, non necessariamente devi pensarla allo stesso modo. Ci possono essere idee diverse che si devono rispettare, e nonostante ciò, quando sei il membro di una grande famiglia, ti aiuti e ti sostieni quando ci sono le difficoltà. E secondo me è quello che è mancato. E l'altro punto è, quando si crea una grande comunità, una grande famiglia, non soltanto ti sostieni, ma cerchi di trovare delle soluzioni. Ed è quello, secondo me, di nuovo, che è mancato e che sta mancando, perché c'è stata un po' troppo, oltre che la camera dell'eco, bellissima come immagine, un po' troppo ego, troppi ego che sono finiti a rimbalzare in questa camera dell'eco. Ecco, io andrei con tanti spilloni a sgonfiare i palloncini degli ego, e una volta che si sono sgonfiati, ripartirei da lì per cercare di creare una comunità di persone che si sostengono, che si fanno forza, che si sorreggono, e che poi insieme, senza prime donne, senza io sono più figo di te, tu meno figo di me, cercano e trovano concretamente delle soluzioni, ognuno mettendosi alla prova e soprattutto ognuno mettendo a disposizione degli altri i propri strumenti. Io non potrei mettere degli strumenti, per esempio, legali, perché non ne capisco una cippa. Stefano potrà mettere a disposizione i suoi mezzi, io i miei, Roberto i suoi, tu i tuoi, e via discorrendo. E facendo così si potrebbe già creare tantissimo e ostacolare sul serio determinate realtà. Infine, smettere di far combattere le guerre per procura. Ormai anche sulla
Riprendendo quello che diceva Roberto, ormai certe battaglie noi siamo abituati a farle sul divano di casa con i popcorn, perché le abbiamo viste, pensiamo che sono state vinte perché abbiamo visto magari un film di denuncia, una serie TV di denuncia, e quando c'è poi qualcosa da fare il culo dal divano non lo alziamo, oppure lasciamo che in trincea ci vadano i soliti polli e noi magari ci guardiamo la diretta da YouTube. E anche questo forse, sempre a livello di comunità, dovremmo smettere di farlo. E tutti noi assumerci la responsabilità delle nostre azioni, ma soprattutto, se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo iniziare a cambiare noi stessi, ma poi a scendere dove bisogna scendere e fare qualcosa di pratico. Allora, io ho due domande. Una, volevo sapere se pensate che questa accelerazione di cui hai parlato tu, Enrica, sia solamente una nostra percezione, perché siamo un po' più consapevoli, o se è un'accelerazione. E per Roberto, quel divario, quella cosa che è successa nel 2001, dove qualcuno ha alzato la testa e ha cominciato a farsi delle domande, qual è la differenza tra io che mi faccio una domanda e un altro che non se la fa, se la propaganda a cui siamo stati sottoposti incessante è stata di tutti? Cioè, anch'io mi sono tabaccata mille ore, milioni di ore di film americani, di trasmissioni, ma adesso li sto riguardando e li sto rivedendo con quell'ottica che tu ci hai descritto, nel senso che leggo propaganda ovunque. E mi domando perché io me lo domando e perché qualcun altro non vede questa cosa. Cos'è successo a me e che cosa non è successo a loro o a lui o al mio vicino? E me lo domando tutti i giorni. Parto con l'accelerazione. No, io sono assolutamente convinta che l'accelerazione ci sia, non soltanto per chi ha acquisito un certo tipo di consapevolezza, ma c'è stata non soltanto negli ultimi 3 anni, ti direi negli ultimi 6-7 anni, su tante tematiche, dal gender in poi. Perché? Perché, guarda, c'era stato un discorso che aveva fatto Brzezinski prima di morire, in una delle ultime riunioni del Bilderberg, una delle poche, insomma, indiscrezioni che era trapelata, era la preoccupazione che aveva fatto notare Brzezinski sul fatto che grazie a internet e a un certo tipo di informazione libera e indipendente, sempre più persone avessero iniziato ad accedere a delle informazioni appunto libere e indipendenti e a mettere in discussione la narrazione mainstream, e che quindi in qualche modo bisognava fare in fretta. L'accelerazione, che va totalmente in disaccordo con proprio il caposaldo dell'ingegneria sociale, che è la gradualità, non può essere vista come un semplice errore, ma è proprio data dal fatto che evidentemente questi si sono accorti che rischiavano di perdere dei pezzi, che sempre più persone avrebbero iniziato ad acquisire consapevolezza o comunque ad avere accesso a delle fonti libere, che bisognava limitare queste fonti, bisognava avvelenare anche certi canali oltre che restringerli, e che bisognava fare in fretta. Questa fretta è data da un qualcosa anche che loro sanno, questo è chiarissimo, e che ha portato anche a errori grossolani, perché automaticamente nel momento in cui tu, citando il principio della rana bollita di Chomsky, alzi troppo la temperatura sotto il pentolone, ci saranno le ranocchie che iniziano, insomma, a capire che rischiano di essere portate a ebollizione e saltano fuori dalla pentola, ed è quello che è accaduto ed è quello che sta accadendo. Ma loro mirano da sempre, questo anche Stefano spiega benissimo, il mindfucking, mirano non a manipolare, a controllare, a riprogrammare la totalità, ma una grossa percentuale, perché sanno che la totalità non la potranno mai convertire. Loro mirano a quella grossa percentuale, a tenersi in scacco quella. Agli altri, beh, ci penseranno la criminalizzazione, la patologizzazione del dissenso, tutta una serie di tecniche, poi alla psicopolizia, alla censura, al cercare di epurare.
sono anche utili giustamente come capri espiatori, perché poi alla fine, pensiamo soltanto agli ultimi 3 anni, il Novax è diventato, il non vaccinato è diventato il capro espiatorio per eccellenza, no? Ricalcando poi, come diceva prima Roberto, la dinamica dell'eretico. E quindi diventa anche poi utile perché riesce a polarizzare, a compattare l'opinione pubblica contro l'untore, contro il Novax, l'irresponsabile, l'egoista, e poi diventa il filo putiniano e tutto il resto. Quindi poi in qualche modo riescono ad aggiustare il tiro. Ma quello che è avvenuto è una vera e propria accelerazione data, secondo me, da forme di disperazione e da forme proprio abbiamo bisogno di fare così perché altrimenti qua ci scappa il tutto. E comunque sia, in questo grande esperimento sociale, in questo grandissimo laboratorio sociale, l'esperimento comunque ha funzionato. Non possiamo dire che non abbia funzionato. Ok? Perché che noi siamo qua, che sempre più persone abbiano acquisito consapevolezza, va bene, però non è che ci sono state le rivoluzioni di piazza e il Green Pass ha avuto 2 giorni di vita, ok? Le libertà sono state compresse, soppresse, le persone sono state ricattate, si è creata un'apartheid sanitaria e tutto il resto. Quindi anche qua è mancato poi il passaggio successivo. Consapevolezza non è bastata per poi un qualcosa in più. Per rispondere alla seconda domanda, appunto, come mai poi ci sono persone che stanno al di qua della realtà e persone che stanno al di là della realtà, giova a ricordare un detto di Upton Sinclair che diceva: è difficile convincere qualcuno di qualcosa quando il suo stipendio dipende dal non capirlo. Allora, questa verità antica in realtà poi si applica a tutto, e alla parola stipendio basta sostituire la parola tranquillità di mente, insomma serenità. Il tema è che il nostro cervello è sopravvalutato, insomma fa delle cose straordinarie, però insomma c'ha anche dei limiti pazzeschi, e essenzialmente cerca di mantenersi in una condizione di omeostasi, cioè dove tutto è in equilibrio, dove non ci sono turbamenti e quindi non c'è dolore essenzialmente, perché siamo programmati per sfuggire al dolore e tutto ciò che viola le nostre convinzioni, i nostri ritmi, le nostre abitudini, tende a procurare stress e dolore perché ci pone in condizioni fuori dalle nostre zone di conforto, dobbiamo reinventarci tutto quando ormai abbiamo degli schemi automatici. Quindi tendenzialmente nessuno tende verso la verità quando la menzogna, la finzione è confortevole e non pone un prezzo da pagare, è più economico, ecco, stare. Il problema è quando c'è da pagare un prezzo oppure quando si superano certe soglie critiche, ognuno ha la sua soglia, per certe persone la soglia è bassa, per altre altissima. Faccio un esempio personale che però può servire a istruire, a chiarire le cose un po' per tutti. L'11 settembre è accaduto nel 2001, però non è che il 12 settembre avevano già tutti capito tutto, anzi, poi molti ora ristrutturano il loro pensieri dicendo: ah, io avevo capito tutto subito, eccetera. Beh, insomma, io non mi ricordo. Il mio personale pensiero, proprio la mia esperienza, è stata: appena è avvenuto il fatto, io l'ho guardato, ho detto: accipicchia, che cosa incredibile. E poi ho iniziato a dire: chi sarà stato, cosa sarà stato, e boh, chi lo sa. E poi alla sera arriva la notizia che sono stati gli afghani e che quindi ci sarà un attacco all'Afghanistan, ma già la sera stessa si sapeva. E io a quel punto ho fatto un ragionamento dicendo: la logica suggerirebbe, con un grande condizionale, bisogna sempre guardare cui prodest, e ho detto: la logica suggerirebbe che se l'obiettivo è fare una guerra all'Afghanistan lo abbiano fatto gli americani, ma questo non ha senso. Cioè, quindi l'ho subito scartata perché era un'opzione troppo dolorosa da prendere in considerazione. Cioè, razionalmente il cervello mi diceva quello,
ma emotivamente non ero assolutamente disposto a crederlo, tant'è vero che ho subito, mi sono subito tolto il dubbio. Quindi questo era per dire un esempio classico di come funziona, cioè razionalmente ci può arrivare, però quello che decide è l'emozione, è il sentimento, non c'entra, le spiegazioni sono sempre razionalizzazioni a posteriori di sentimenti che uno ha avuto. E quando poi io mi sono iniziato a occupare dell'argomento, era un anno dopo, un anno e mezzo dopo, all'inizio del 2000, no in realtà era anche, sì, all'inizio del 2003, dove, avendo letto un saggio di Gore Vidal sul tema, nel quale semplicemente menzionava che, che c'era qualcosa che non quadrava, allora ho iniziato ad approfondire, ma allora quel piccolo dubbio forse non era del tutto infondato e vado a esplorare. Capisco più o meno tutto quello che era successo, la cosa mi appaga, cioè mi appaga nel senso che dico, che bello, ho scoperto la verità, va bene, e poi me ne disinteresso perché io all'epoca scrivevo soprattutto fantascienza, quindi non è che mi interessasse occuparmi di questa vicenda. Dopo qualche mese però ho scoperto che quello che io avevo capito non ci credevo più. Questo è importante perché è il tipico fenomeno che secondo me a molte persone accade addirittura nel giro di pochi minuti, poche ore, quando gli viene il dubbio lo cancella subito perché perché è doloroso. A me invece è successo nell'arco di mesi. Dopo aver fatto una ricerca abbastanza ampia, aver capito un sacco di cose, i dettagli nel tempo si sfumano nella testa, quindi non te li ricordi. Però il giudizio complessivo si ribalta. Io in pratica ho iniziato ad avere un'opinione mainstream, dopo qualche mese, non tanti, no? 3-4 mesi. E io, com'è possibile che io ho un'opinione mainstream quando mi ricordo bene di aver capito che la realtà era il contrario? La cosa mi turbava. Cioè io ho detto, cavolo, non posso fidarmi del mio cervello, perché o ha preso lucciole per lanterne prima o lo sta prendendo adesso, in tutti e due i casi c'è qualcosa che non quadra. E visto che a quel punto non potevo vivere con quella cosa che non quadra, perché era una dissonanza cognitiva di cui ero cosciente. Cioè, il problema è che di solito è incosciente la dissonanza cognitiva. E io dico, no, non posso credere a due cose opposte contemporaneamente. E allora mi sono allora facciamo una bella cosa. Adesso riesploro tutti i dettagli, li scrivo, così poi ce li ho scritti da me e quando poi mi rilavo il cervello da solo me li rivado a leggere, così non sono scemo. Anche perché all'epoca io non riuscivo a parlare con nessuno di questa cosa. Era impossibile, assolutamente. Con chiunque io provassi a parlare mi prendevano per scemo. Tutti, cioè non c'era eccezione alcuna. A quel punto io dico, dunque, non posso parlarne con altri, mi prendono per matto rinforzando la mia idea che in effetti abbia preso lucide per lanterne quando credevo di avere capito, a quel punto facciamo una bella cosa. Non parlo più con nessuno, scrivo quello che capisco, lo metto lì e poi me ne dimentico. Infatti nell'introduzione del mio libro c'è scritto che l'ho scritto per dimenticarmelo e poi non ne voglio pensare. In realtà poi adesso sono diventato un esperto per sbaglio, perché a furia di occuparmene purtroppo certe cose non escono più, o per fortuna se vogliamo, però insomma io preferivo magari pensare ad altro, c'erano cose più divertenti da pensare nel mondo, ecco, questo non è esattamente il massimo, no, delle cose di cui io vorrei occuparmi. Però la genesi quindi nel mio caso è stato superare questo momento di dolore, di sconforto, cioè di uscita dalla zona di conforto, dove la forza di gravità ti riporta nella zona di conforto. Questo credo che sia quello che coinvolge tutti, cioè tutti hanno questa forte forza di attrazione, di gravità proprio, è come cercare di scappare da un buco nero, non ci riesci, che ti tiene ancorato in una zona di conforto, finché non hai da pagare il prezzo. Per me il prezzo era basso, a me bastava capire che c'avevo una dissonanza cognitiva, la cosa non mi andava giù. Per altri il prezzo può essere che magari quest'inverno stanno al freddo e non possono riscaldare la casa perché a furia di credere a una realtà mistificata finiscono per pagare il prezzo del loro errore. Ecco, al reality check, nel momento in cui ci si va a sbattere con la faccia contro il muro della realtà, a quel punto ci si ammacca il naso e l'aumento di dolore procura di solito una catarsi che ti cambia anche diciamo l'interpretazione della realtà. Moltissime persone sono passate al di qua della barriera della menzogna in questi due anni
di disgrazie che abbiamo dovuto subire, perché purtroppo il dolore ha costretto le persone a fare il passo, perché diventava insostenibile per quelli che invece non si sono piegati, perché ancora fuggono il dolore. Il problema è che non puoi continuare ad alzare la soglia del dolore in continuazione per essere in grado di cambiare qualcosa nella società, perché altrimenti ti ritrovi come nella società nazista appunto del secolo scorso, dove parimenti la società continuava ad andare come un gregge nella stessa direzione, fino a quando non gli hanno raso al suolo completamente tutto il paese, ammazzato quasi tutti gli uomini che c'erano in giro, e a quel punto si sono svegliati. La maggior parte ha detto: ah, ah, sta a vedere che abbiamo fatto una cazzata, perché il dolore è arrivato al livello massimo. Ecco, generalmente il mio approccio è cercare di abbassare questa soglia di dolore necessario nella gente, in maniera che faccia un passo in una direzione che permetta di salvarci da disgrazie maggiori, perché le disgrazie, nel momento in cui si rifiuta l'esame di realtà, sono destinate ad aumentare, considerato qual è il progetto di quelli che in queste disgrazie ci catapultano, no? Quindi, cioè, spero di aver risposto alla domanda, diciamo, anche se sono fatto un pochettino di divagazione, no? Però potevo continuare a divagare per molte ore, quindi vi è andata bene. Sì, io volevo chiedere una cosa, cioè, sono qua. Cioè, da quanto è emerso in questi anni, ma anche in quello che è stato ampiamente detto oggi, no? Siamo in uno stato di totalitarismo, dove le persone eseguono quanto gli viene detto in modo acritico, per paura, per ripetizione dei messaggi, per bombardamento, per tutte le cose che sono state dette. Io non noto questo grande risveglio intorno, sicuramente qualcuno di più, forse tanti non riescono nemmeno a dirlo perché magari si sono vaccinati, hanno paura delle conseguenze, per cui tante cose. Però mi chiedo una cosa, se tante saranno le persone che cominceranno a capire, è possibile, cioè, è una domanda questa da 100 milioni, da sfera magica secondo me, ma che questo, cioè, i nemici si mostrino veramente col loro volto e che si inneschi un processo di violenza, un'escalation di questo tipo, perché il numero delle persone chiaramente fa la differenza. Finché siamo in pochi siamo emarginati, controllati, non visti, ma se diventeremo tanti cosa potrebbe accadere? Ecco, volevo sentire il vostro pensiero. Ma allora, ovviamente sì, è una domanda di proiezione, un'immaginazione. Io mi farei la domanda: diventeremo tanti a fare esattamente cosa? Cioè, diventeremo tanti a capire, diventeremo tanti ad agire, come ad agire? Perché di nuovo ci sono possibilità. Prima Enrica per esempio diceva, se anche in questo momento potrebbe essere difficile immaginare una realtà fuori da questo sistema, eccetera, magari si può creare qualcosa all'interno in modo da sostenerci a vicenda, eccetera, no? Il passaggio successivo sarebbe proprio che questa cosa in qualche modo si sganciasse dal sistema, perché finché resti all'interno comunque decidono loro se ti staccano o no il calorifero, ti staccano o no il contatore, quanto paghi di bolletta, se hai o no la pensione, eccetera, no? Il servizio sanitario. Allora, quindi l'idea è proprio ovviamente o trovare il modo di ricondurre questa società a una condizione in cui ci puoi vivere dentro, oppure crearne un'altra. Cioè non credo che esistano proprio una terza via, diciamo, no? E lì poi va a percezioni. Io personalmente non ritengo che questa società sia più possibile ritrovare un modo di viverci dentro, perché il livello di separazione percettiva è arrivato oramai a un punto di non ritorno. Cioè in questo momento noi per esempio siamo la minaccia per chi crede nella narrazione e loro sono la minaccia per noi. Non è una cosa che abbiamo ancora esplicitato più di tanto, ma a livello di, diciamo, di setting relazionale è quello. Cioè non c'è più niente di... Ci sono stati dei momenti acuti che magari molti di noi hanno anche vissuto, per esempio nei periodi in cui c'erano le restrizioni più feroci, eccetera, e ti capitava che uscivi di casa, eri per strada senza quella museruola in faccia,
e arrivava la macchina della polizia e dicevi adesso mi rompono le palle, no? Ecco, la macchina della polizia nella società in cui vivi, se diventa qualcosa che temi che ti rompa le palle automaticamente, vuol dire che sei un ebreo nella Germania nazista, cioè non sei più un cittadino in un posto, se no la polizia dovrebbe essere la polizia che semmai ti aiuta, no? Poi puoi trovare il poliziotto stronzo come qualunque altro individuo stronzo di per sé, ma non puoi partire dall'idea che è tuo nemico o aspettarti che si riveli tuo nemico automaticamente, no? Quindi di fatto noi siamo già staccati da questa società, perché non perché come dire questa società sia brutta e cattiva e noi siamo buoni, questa sia stupida, noi intelligenti, ma perché oramai abbiamo delle percezioni di noi stessi della realtà che sono inconciliabili con quelle che sono le regole sociali che il sistema continua a mantenere. Poi ovviamente queste regole si basano proprio sulla capacità di renderle omogenee con la propaganda, anche per finta. Perché francamente io non so quanti italiani piaccia l'idea del lockdown, piaccia l'idea delle mascherine o piaccia l'idea del Green Pass, no? Però la subiscono, ok? Quelli che non la subiscono, che si rifiutano di subirla, siamo pochi. Quindi di fatto io non credo che siamo nella condizione di poter ribaltare, l'abbiamo visto anche alle ultime elezioni, insomma, mi sembra in maniera abbastanza chiara. Cioè non credo proprio che ci sia la possibilità all'interno di questa società, con le strutture di questa società, di tornare a vivere qua. Quindi se diventiamo tanti, a mio vedere, più che un conflitto, che poi, francamente, che ce ne frega? Cioè, perché mai dovremmo andare a spararci con quelli che vogliono vivere con i vaccini? Ma vivete con i vaccini, voi state di là, noi siamo di qua. Cioè, no? Il punto è solo che non vogliamo che costringano noi, non vogliamo che ci mettano nella condizione di obbligarci, appunto, chiuderci fuori dai locali pubblici di nuovo, chiuderci fuori dai servizi, eccetera. O perlomeno dai servizi che servono a noi, chiaramente se gli ospedali, per esempio, no? Adesso attualmente, no? C'è stato un periodo in cui c'era il discorso Green Pass anche per entrare in ospedale, e io ho proprio maturato in quel periodo lì che se stavo male, ma anche se avevo un incidente, io non ci volevo andare in ospedale. Cioè non è che erano loro che dicevano non puoi entrare perché non sei vaccinato al Green Pass, io che dicevo non mi ci portate, perché? Perché oramai lì dentro avete cacciato tutti i medici sani di mente, ci sono solo 6 medici pazzi, io non voglio essere curato da medici pazzi, no? Quindi però ovviamente anch'io ho bisogno di essere curato, quindi ecco l'ergo è se diventiamo tanti, quello che vedo io, almeno che secondo me sembra la cosa più ragionevole, è proprio quella di metterci nei tempi e nei modi diciamo che ci sono possibili a creare una struttura societaria completamente sganciata, ma anche territorialmente sganciata, che significa sostanzialmente acchiapparsi delle parti, cioè delle parti di territorio, prima in maniera morbida, poi magari in maniera più decisa, dipendente dal numero che poi andiamo a dare. Però ecco, io quello è quello che vedo come strada percorribile. Non vedo né quella di cercare di modificare la società in cui viviamo, anche perché anche riuscissimo in qualche modo a ribaltare il sistema di propaganda, dei media, rioccupare gli aspetti politici in qualche modo, cosa ne fai di tutto il resto della gente che non ha nessuna, cioè che ha bisogno di quel tipo di, no, cioè, cosa facciamo? Ci mettiamo noi a dargli i comandi, a dargli gli ordini? È assurdo, diventeremmo quello che vogliamo, che non vogliamo che succeda, no? Quindi perderemmo due volte. Quindi secondo me la cosa più ragionevole, se il nostro numero cresce, anche grazie proprio ai disastri che stanno avvenendo, l'idea fondamentale sarebbe di creare una struttura a parte e possibilmente anche di evitare il conflitto, anche perché non abbiamo niente da guadagnarci al conflitto. Però insomma, questo è solo il mio punto di vista. Ok, passiamo alla prossima domanda. Prima. Prima della prossima domanda, mi aiutate tutti insieme a salutare tantissimo un nostro carissimo amico per tutto il lavoro che ha fatto per noi, per tutta la dedizione che ci ha messo in questi anni, visto che abbiamo parlato tanto di 11 settembre stasera. Un caro saluto a Massimo Mazzucco. Grazie Massimo, da parte di tutti noi. Sì, una domanda. In questi 2 anni, 3 anni che abbiamo vissuto, secondo me abbiamo avuto dei grandi assenti che sono stati i giovani. A questo punto una domanda che mi viene da dire, non so se è fuori tema o meno, è cosa possiamo fare noi per coinvolgere i giovani? Infatti qua non ce ne sono. Cosa si può fare? Io sono padre e ho problemi anche con i miei figli
a fargli capire la realtà che stiamo vivendo. Loro sono completamente assorbiti dal mainstream, dalle TV, Netflix e tutto il resto. Qual è il vostro suggerimento? Grazie. Lasciali invecchiare, dice Roberto. Allora, qua almeno io non ho figli, Roberto e Stefano nemmeno, quindi non è che siamo proprio i modelli, no, di pedagogia. Allora, sicuramente lo abbiamo notato tutti, cioè avendo fatto piazze su piazze, comizi, manifestazioni, proteste, era un leitmotiv il fatto che i giovani non ci fossero, che hanno iniziato a esserci quando hanno imposto il Green Pass, per esempio, in università. E allora magari qualcuno ha iniziato a esserci, ma a differenza delle nostre generazioni, i ragazzi di adesso non sanno neanche più occupare un ateneo, cioè occupano il marciapiede di fronte all'università pensando di aver fatto chissà quale occupazione. Quindi vuol dire che proprio sono stati totalmente disabituati anche soltanto a una ribellione vera che non sia quella mediata attraverso Netflix o Hollywood. Quindi tutto quello che diceva Roberto prima, io penso che sia comunque anche dovuto a un abuso dei dispositivi tecnologici, oltre che a un tipo di realtà ormai digitale virtuale che ha confuso, ha scalzato in qualche modo la realtà vera. Non sono madre, quindi non posso neanche giudicare il difficilissimo ruolo dei genitori, tanto più adesso, in cui, come anche diceva Roberto, un certo tipo di apprendimento, anzi ricorda un po' il metodo dell'ipnagogia che descriveva Huxley nel Mondo Nuovo, viene esercitato sulle nuove generazioni sempre prima, proprio temporalmente, no? E quindi se già iniziano dall'asilo nido, asilo e tutto il resto a fare questo tipo di lavaggio, letteralmente riprogrammazione mentale sui bambini, diventa poi difficile, anche se sei un genitore presente il più possibile, riuscire a invertire questa tendenza. Quello che dovremmo fare tutti, genitori o no, anche qua, è cercare di stimolare i ragazzi, cercare di stimolare la coscienza critica e il dubbio, che non deve diventare paranoia, ma andare a fare esattamente, secondo me, il contrario di quello che fa la società e la scuola, che è imporre delle verità, imporre dei dogmi e farli vivere in una forma di distrazione perenne, di saturazione del piacere e di bombardamento di impulsi. Rompere questo circolo vizioso e fare in modo che i ragazzi tornino a farsi delle domande, perché quando poi lo fai, vedi che hai una reazione, perché tutti, piccoli o meno piccoli o meno giovani, gli piace domandarsi, apprendere, e la curiosità ce l'hanno, è innata, ma viene in qualche modo distrutta da questo bombardamento di impulsi. Quindi bisognerebbe lavorare su quello. Certo che non è facile, dovrebbe, dato che la scuola non lo fa, fa l'esatto opposto, bisognerebbe farlo a casa. Capisco che non sia facile e quindi è un problema generalizzato, non ho francamente la soluzione e forse sarebbe anche ipocrita da parte mia proporre delle soluzioni, perché non riesco manco a gestire la mia gatta e quindi... Io mi ricollego alla risposta di Stefano. Sono qua. Mi ricollego alla risposta di Stefano sulla possibilità di fare una comunità a parte nostra. È una cosa, cioè a livello pratico, tecnico, burocratico, beh, a parte che non ce lo lasceranno mai fare. Io comunque, no? Sbaglio? Ho toccato un tasto dolente? Anch'io sono per questa soluzione e lo dico da tanto, anche se mi prendono per matta, non importa. Ma proprio a livello tecnico, pratico, burocratico, oltre che lo spazio fisico, quindi un terreno dove andare, però poi a livello istituzionale è fattibile? Parli di leggi? In generale. Allora, perché innanzitutto poi perdonami, ospedali, parenti... Perdonami, la battuta rispetto a quando ho fatto il... Io continuo a sentirlo questo, non ce lo lasceranno fare.
Allora, prima facevo risposte articolate, adesso la riassumo così. Non gli chiediamo il permesso, punto. Ok. Cioè, non è che... Allora, su questa cosa qua, veramente una parola in più la spendo, perché riguarda poi quello di cui parlavo anche all'inizio. Io non è che parlo di mindfucking, di meccanismi di condizionamento così, perché è divertente, no? Cioè, per me sono tutte cose che poi scendono molto al pragmatico. Poi è difficile scendere al pragmatico in pochi minuti, perché riesci solo a spiegare due cose di teoria, e poi prima di arrivare al pratico bisogna fare un sacco di passaggi intermedi. Però, quando tu cominci a prendere possesso del fatto che sei tu a definire i parametri della tua esistenza, i parametri della realtà, i parametri dell'identità, cominci proprio a renderti conto che non sei per niente impotente, o meglio, sei impotente su dove pensavi di misurare la tua potenza. Difatti lì ovvio che sei impotente, no? Cazzo, qui vabbè, un minuto e mezzo, perdonatemi, un minuto e mezzo me lo prendo. Noi misuriamo il potere fuori di noi, tipo quali sono le persone potenti, quelle che fanno fare agli altri delle cose. Ecco, per me questa è la risposta più idiota del mondo, perché nessuno può far fare a nessuno niente, niente. Cioè, io sfido chiunque, fatemi fare una cosa che io non voglio e non voglio fare. Tu dici ti sparo, tu mi spari, ma io non ho fatto lo stesso quella cosa. Io faccio quella cosa se io decido di fare quella cosa, magari perché ho paura che mi spari, o che mi porti via i bambini, o che non ho lavoro, o che non potrò guardare Netflix, eccetera. Ma lo decido io, nessun altro. E questo vale per tutti. Quindi quando vedete uno che dice andate tutti di là, e tutti che vanno di là, non è lui che ha potere. Sono tutti che hanno potere e lo cedono. Lo cedono per tanti motivi. Prima di tutto per codardia, però perché pigliarsi la responsabilità del potere è un problema, perché poi decidi di fare una roba, va male, colpa tua. Se me l'ha detto lui e poi va male, colpa sua, no? Almeno sono a posto. Cioè, il nostro cervello gioca su tutti questi piani qua, ma se tu fai chiarezza su questo, nessuno può più obbligarti a fare niente, mai in nessun modo, mai in nessun modo. Anche se ha le pistole, anche se ti tortura, non può obbligarti a fare o a pensare niente. Sei solo tu che decidi di fare o di pensare delle cose. E questo te lo dimostra nella storia chi davvero aveva potere e lo usava, che non erano i re, gli imperatori, quelli che facevano far fuori agli altri, erano i martiri. Cioè uno che diceva, io sono così. Dice, se sei così ti brucio vivo. Sono cazzi tuoi, non miei. Sei tu che bruci vivo me, non sono io. Io sono quello che sono e non lo cambi. Anche se mi bruci vivo, non lo cambi lo stesso. E difatti i martiri te li ricordi. Chi ha bruciato vivo il martire? No. Perché non esisteva lui. E allora, quello è il potere. Quando Gandhi cammina e dico ti sparo se cammini, io dico io cammino lo stesso. Non è prova a sparare, tipo chi è più potente tra me e te, ma è io su di me, ho potere assoluto. Tu non lo limiti, anche se mi punti un fucile non puoi limitare il potere su di me. Noi invece facciamo l'errore assurdo di misurare il nostro potere fuori di noi. Cioè passiamo la giornata a dire non sono riuscito a ottenere quello, far fare quello, ma grazie al cazzo, è tutta roba su cui non hai nessun potere. Cioè tu non puoi far fare roba agli altri, sono gli altri che devono decidere di farla su di loro. Tu ce l'hai su di te, ed è l'unico posto dove sei onnipotente, ed è l'unico posto dove non guardiamo mai, mai. Noi non passiamo mai il tempo a dire potevo fare meglio, potevo essere meglio in quello che ho fatto. Non ci viene neanche in mente. E lì invece siamo onnipotenti. Lì possiamo fare tutto, a noi stessi possiamo fare tutto. Qualsiasi cosa, niente e nessuno può impedircelo. Non solo coraggio, presa di coscienza di questa roba, perché proprio veramente non lo sappiamo. Come dicevo prima, la maggioranza delle persone fa le cose che fa tutti i momenti senza saperlo. Adesso non è che lo dico per fare lo stronzo, per vedere le balle, ma quanti di voi sanno perché sono seduti dove sono seduti adesso? No? L'ho fatto prima, credo di averlo detto mentre parlavo. Cioè, voi siete venuti qua, in questo momento io sto parlando al microfono, no? E mi rendo conto che io stesso mi sono dimenticato perché sto parlando al microfono, quando cazzo l'ho deciso, no? E se ci faccio mente locale, ritorno, mi ricentro su di me e so che sono qua, e se io voglio smetto di parlare, se voglio vado avanti, se voglio dico una parolaccia, se voglio non la dico, lo decido io su di me. Voi potete decidere su di voi, non potete decidere su di me, io non posso decidere su di voi. Se questo lo metti a fuoco, ti rendi conto che sul tuo territorio tu sei completamente onnipotente. Per questo dico quando sento non ce lo lasceranno fare. No, noi non ce lo lasceremo fare. Oppure ce lo lasceremo fare. Dipende solo da noi. Individualmente e poi collettivamente. E qui arrivo al è fattibile o non è fattibile. Certo che è fattibile. Cosa cavolo ci vuole a farlo? Quante persone ci sono in questa sala? Quante competenze ci sono in questa sala?
facciamo, organizziamoci, mettiamo giù, stiliamo, facciamo un documento assieme su, non so, chi è capace di fare il pane, chi è capace di fare i massaggi, chi sa riparare una macchina e via così, e alla fine vediamo cosa manca. Manca quella roba lì, andiamo a vedere se tra quelli che conosciamo c'è, lo chiamiamo, ci mettiamo, diciamo dove cazzo possiamo stare, qui, là, su, giù, discutiamo per 2 mesi, alla fine prendiamo un terreno, lo compriamo, andiamo lì, costruiamo delle cazzo di casette di quelle sulle rotelle che non ti rompono i coglioni neanche legalmente, e ci viviamo, fine. Buttiamo al diavolo l'euro, buttiamo al diavolo il sistema sanitario, se ci ammaliamo c'è il nostro medico che ci cura, se abbiamo fame il nostro fornaio fa il pane e via così. Arrivano i carabinieri e dicono che cazzo fate? E noi diciamo che cazzo fate voi? Cioè, che te ne frega? Certo che si può fare. Poi tu dici, ma succederebbero tanti guai. Certo, ma succedono sempre tanti guai. Qualunque cosa facciamo, anche se stiamo qua sul palco a parlare, succedono guai. No? Succede che ti chiudono l'account, poi magari ti arrestano, ti fanno la perquisizione in casa, come hanno fatto a Giorgio Bianchi e via dicendo. No? Cioè, è chiaro che possono succedere guai, ma quelli non sono fatti tuoi. Sono fatti di chi te li fa succedere, di nuovo, è chi ti punta il fucile che deve decidere se spararti o no, ma sono cazzi suoi, non tuoi. I problemi tuoi sono cosa fai tu, non cosa fanno gli altri. Niente, questo è... buonasera, io purtroppo ho una visione... leggermente più dura della situazione. Della situazione in quanto, mentre vi ascoltavo, ho visto proprio l'applicazione delle varie tecniche da voi elencate in un momento ben particolare, cioè in queste elezioni la riuscitissima campagna per l'astensione contro i partiti Novax. E io vedo proprio, primo è stato applicato il criterio dell'autorità, sono state create le principali chat Novax in capo al potere e sono servite successivamente allo scopo. Sono stati cooptati degli influencer che poi hanno, sì, all'ultimo momento hanno depistato completamente la gente. Ma ancora prima ci sono state delle organizzazioni che grazie alla diretta vicinanza alla questura avevano praticamente il monopolio delle piazze. Dunque, allora, scattano le chat e praticamente boicottano tutti coloro che erano a favore del voto. Scattano le chat contro quelli che sono per il non voto, scattano le piazze che organizzano solo manifestazioni a favore dell'astensione, scattano gli influencer che praticamente diffamano tutti coloro che stavano organizzando i partiti ufficiali candidati in favore del Novax e viene creato un frame. Cosa ha portato questo? Il risultato è stato assolutamente clamoroso. Un bacino elettorale che c'era, lo dimostra lo successo della Holzhausen che da sola fa il 9%, un bacino elettorale che era fortissimo, adesso si trova senza alcun rappresentante in Parlamento e soprattutto senza alcun rappresentante all'interno delle commissioni parlamentari, che è lì dove si decidono le leggi e dove viene effettivamente studiato il problema. Ora, io trovo che il potere con questa campagna di disinformazione abbia veramente applicato tutte le tecniche che voi avete elencato, le ha elencate con un successo clamoroso e adesso il movimento Novax è assolutamente spaccato tra chi ha votato e chi non ha votato. Vorrei sapere cosa ne pensate. Ah, ecco, infatti non capivo se c'era la domanda. No, beh, ma alcune delle cose che hai detto le trovo ragionevoli, altre su altre non sono molto d'accordo. Io personalmente ho indicato la mia riflessione dicendo che secondo me votare, cioè che la soluzione non era politica, ma che votare era importante perché ci serviva come fronte, sentinella, vedetta in Parlamento, un po' quello che è successo la scorsa legislatura appunto con la Cunia e altri, che essendo lì, se non altro potevano far sentire un po' la voce, ma soprattutto potevano alzare la mano e arrabbiarsi quando succedeva qualcosa di molto brutto, filtrare informazioni, per cui secondo me un drappello di persone che stessero in questo ambito in Parlamento era utile. Certamente non era in grado, secondo me non c'era la soluzione politica, ma sarebbe stato il caso, per cui anch'io sono stato deluso che non sia successo. Non so,
Io sono molto poco dietrologo, soprattutto su questa questione del gatekeeping, del potere che infiltra per... Io vedo tante persone, ognuna ragiona con la sua testa, io stesso a volte cambio idea sulle cose, per cui cioè, non, mille volte mi hanno detto a me del gatekeeper, quindi o anch'io devo sospettare di me stesso, che magari certe volte improvvisamente mi boicotto da solo, però cioè, io non ho la tendenza a pensare che ci siano persone che in malafede operano per, ho la tendenza a pensare, e alcuni di quelli di cui hai parlato li conosco, secondo me è del tutto ragionevole che si abbiano opinioni e che si esprimano, ed era del tutto ragionevole che ci fossero persone, ci sono molte persone che conoscevo che sostenevano un non voto. Io non lo vedo come un'operazione appunto di, diciamo, di propaganda contraria, però magari sono io che sbaglio, magari in questo sono ingenuo, invece questa cosa c'è. Cioè non, la realtà poi alla fine è quella che tu decidi di definire realtà e che poi nel tempo puoi cambiare in base agli input e agli elementi che ottieni. Io al momento ho una visione un pochino più morbida della tua, cioè non credo in questo tipo di, come dire, di strategie di affossamento volontario, e se posso permettermi, se anche quando mi venisse il sospetto di crederci preferisco non parlarne, per il semplice motivo che si fa più danno a parlarne, no, se anche fossero vere, si fa più danno a parlarne che a non parlarne, perché più ne parli più stimoli in tutti ma quello di fianco a me sarà uno dei nemici, no, degli infiltrati, che peggiora tutto, cioè di motivi per far nascere malintesi ce ne sono già senza bisogno di queste cose qua, se ci aggiungi questo carico da 90 diventa veramente un disastro. Io anche quando qualcuno a me è venuto a dire o ha scritto o ha detto in giro che era un gatekeeper, che faceva qua di là, mi sono messo a ridere, ma non ho neanche replicato col concetto di no, sei tu il gatekeeper, perché lo dici apposta, perché sennò secondo me è peggiore ancora, cioè fare, anche perché poi insomma il tempo in qualche modo, se si può dire, è un luogo comune, uno a serata posso permetterlo, il tempo è galantuomo, cioè nell'arco degli anni si vede chi mantiene delle posizioni, anche magari evolvendole, perché poi con una certa onestà intellettuale, con un certo rispetto di se stesso e degli altri, e chi no, per cui in qualche modo poi si auto... guarda, ribadisco, per me abbiamo tutto il tempo che ci resta da adesso a quando moriremo ciascuno di noi, quindi di tempo ne abbiamo tantissimo. La Corte Costituzionale ha i suoi tempi per fare le sue cose con le persone di merda che sono state scelte per starci dentro, e ci toccherà ascoltare quello che avranno da dire, ma non è una gran sorpresa, cioè io non credo che dobbiamo farci dettare il calendario dalle mosse altrui, dalle situazioni altrui, dobbiamo tenerle presenti, valutare il peso che possono avere e proseguire con le nostre scelte, le nostre decisioni, i nostri percorsi, adattandoci anche, capendo che qual è lo scenario per andare avanti. Allora, questo è il mio approccio. Buonasera. Volevo chiedere, siccome voi avete giustamente detto che il sistema accelerato per raggiungere la grossa parte della massa, anche se una piccola parte della popolazione a livello mondiale si sarebbe risvegliata, perché era una forzatura, un alzare il fuoco sotto la pentola. Bisogna anche dire che però bisogna fare anche massa critica in questa piccola frangia di popolazione, perché ci sono teorie sociologiche che dicono che finché la grossa massa non ha variazioni in una direzione o in un'altra non cambia nulla, l'anno dopo è tutto uguale. Dopo, passando da una piccola soglia in poi, c'è il grande cambiamento. È una teoria che è nata dalla botanica e poi applicata nella sociologia, nella psicologia delle masse. Io vedo molte cose che emergono di positivo, perché tante associazioni, tante organizzazioni che stanno creando le reti, i gas per alimentare sano, come per i medici, come per un mondo parallelo che sta nascendo in piccoli fiorellini, che magari sarebbe bene si collegassero fra loro per fare la massa critica, appunto. Però lo vedo come un processo molto lungo, e quello che mi preoccupa sostanzialmente è, e vorrei, su cui vorrei la vostra opinione, questa differenza di velocità fra quello che sta facendo a velocità folle il sistema malato e questa consapevolezza che continua ad avanzare, perché siamo molti di più rispetto a 2 anni o 3 anni fa o 5 anni fa, però naviga su velocità molto molto ridotte, che nel lungo periodo potranno ottenere risultati, ma se questi chiudono il cerchio nel breve termine, questa piccola massa viene schiacciata, questa piccola parte potrebbe essere fortemente schiacciata da leggi ingiuste o quant'altro. Vorrei la vostra opinione, grazie.
Ma allora, parafrasando quello che diceva Stefano, la massa viene schiacciata se lascia che poi si schiacci di nuovo. L'altro discorso cui io mi aggiungo è sempre il fenomeno della disgregazione, cioè se loro vanno avanti come un caterpillar e noi da questa parte della barricata non riusciamo a presentarci compatti alle elezioni, ci possono essere stati anche tutti gli influencer degli astensionisti del mondo, ma se poi quelli che poi si presentano riescono a farsi la guerra tra capponi tra di loro, ad accusarsi, a minacciarsi e insultarsi tra di loro, ad accusarsi di essere un gatekeeper uno, il venduto l'altro, e allora continua questo conflitto orizzontale, che cosa vuoi fare? Cioè è ovvio che bisognerebbe riuscire per prima cosa gli altri, anche se sono divisi, anche se la pensano in maniera diversa, quando c'è da unirsi si uniscono e vanno giù come dei caterpillar, noi invece no, anche nel momento, nell'ora più tragica riusciamo a beccarci tra di noi. È proprio questo che dobbiamo, questo punto su cui dobbiamo lavorare. E ancora adesso il divide et impera ce lo facciamo noi, dopo ancora un fallimento come può essere quello politico per chi ci ha creduto, invece di fare anche un minimo di autocritica stiamo ad accusare Tizio, Caio e Sempronio e non ne usciremo più. Quindi se gli altri accelerano, vanno avanti sempre a maggior velocità, noi stiamo qua ancora a recriminare sul passato e ad accusare quello, quell'altro. E non ne usciamo più se continuiamo a fare così. E questo è il punto, secondo me. Ma invece di continuare ad accusare gli altri, prima facciamo un minimo di autocritica, ma per migliorare noi stessi, per capire che cosa abbiamo sbagliato. Nel momento in cui lo abbiamo capito e tutti abbiamo sbagliato qualcosa, ripartiamo non da zero, ma da dove siamo arrivati. E da lì cerchiamo di recuperare terreno, perché come diceva Stefano, abbiamo tempo da qua fino alla tomba nostra. Perché inaspettatamente, smentendo Draghi, siamo ancora vivi. Signori, io direi che abbiamo chiuso. Ringraziamo ancora una volta, grazie ai nostri ospiti per essere stati qui e grazie soprattutto a voi che lo avete reso possibile con la vostra